I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be Il mio nome è Mike senza nome, così dicono. Il mio nome è Mike senza nome. Molto bene, signore e signori. Siamo pronti? Siamo pronti per scantare, per guidare di potenza? Direi di sì. Direi di sì. Siamo carichi? Non sento i mi piace. Aspetta, non siamo su YouTube, dite? Strano. Molto strano, ma benvenuti signori, benvenuti a tutti, la potenza è veramente eccellentemente alta. Buonasera Dani, Maris, Dune, ciao ragazzi, ciao, ciao anche a tutti gli altri che si sono imboscati là, sono nascosti, non vogliono salutarci perché sono timorosi, ma adesso li facciamo venire tra di noi. Molto bene signori, siete pronti? Allora, siamo pronti per salutare l'altra gentaglia, scusate, le persone importanti volevo dire, ma sembrerebbe che c'è Pino che ha da conversare, eccola, peps, pronto, c'è nessuno, ciao peps, ciao Pino. Ciao Franze! Molto bene! Sono tutti qua i scemi, i miei colleghi pronti per una live di potenza. Allora. Sui motori! Su chi? Giulia Lettoni! Tac! Molto bene! Dove andiamo? Dove andiamo Mike oggi? Mike è già sul gioco, io ancora devo avviare Steam, pensate. Io sono pronto, Sono sempre pronto. La potenza senza nome, guarda la Madonna Santa. Ciao Cirel, carissimo, buonasera. Buonasera, prossimo evento Francia. Allo son fan della pit lane della baguette. Ecco, andiamo. Che c'è la baguette? La pit lane. Grande gara ed arrivé. C'è il Dani che ti saluta, peps. Ciao a tutti, ciao Dani. Ciao France. Ciao Peps. Ciao Pino, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. A tutti. Dove voi. L'Ofra? L'Ofra arriverà. Si spera. Peps, forse se c'è l'Ofra io perdo. Bene, sono contento, almeno vinco io stavolta. Sì. L'Ofra non c'è oggi e io vinco. Ma arriverà dopo nel momento clou. Quando sono io al primo posto e ho dietro Calabresi che mi butterà fuori, io e il buon caro Franceschello siamo carichi, siamo in pista. Sì, siamo qui già nella Lega. Allora, tutto Lega, anch'io. Cambiato partito. Lega, prossimo evento di Lega, Francia, con Salvini. Esatto. Sì, esatto, andiamo con i gilet gialli adesso. Vuole conquistare anche la Francia adesso. A me sembra che Pino è un gilet giallo, vede, c'ha il fulmine giallo. È vero. Esatto, manca solo lui, vero. Puce, ciao. Sto arrivando. Peps ha la connessione un po' da schifo. Ma no, è l'apparenza. Un po' da schifo. Sì, io la vedo bella. Io vedo l'apparenza inganna. In realtà la classifica, ragazzi, voi non vedete i punteggi, ma non c'è bisogno di vederli perché sapete già che
i punteggi più alti ce li hanno dal basso verso l'alto. Io quella è la, i punti sono la distanza dalla prima posizione, quindi Alberto sarebbe primo perché è zero. Ma in realtà è che nella chat non si vede, però se mi dai potenza, Albert, io accelero, Ma no. Evita amici. Alberto sta cambiando i pezzi al motore, Alberto. Devo evitare persone a caso? Invito Franceschello. Mi è arrivato un invito. Chi è? Leghe. Ecco. Esatto, Mike senza nome. Pensate, ragazzi. La prossima live vi ricordo che è martedì. E sarà su Red Dead Redemption, il gioco preferito di Peps. Probabilmente mi unirò a te martedì. È quello che spererei, visto che insomma giochiamo online. No, facciamo cose. Avrei una cena, ma ho gran voglia di. Vuole venire a casa tua, Mike, che si unisce a te. Esatto. Cioè, io lo guardo giocare, ti filmo col cellulare, ti faccio delle inquadrature zoom avanti e dietro, stile anni 90. Avanti e dietro, mi fa la pubblicità dappertutto. È qui davanti e dietro che mi preoccupo. Grazie, Cirel. Via. Laudo. Che mi faccio il bus. Aspetta. Ai. Bus. The kill. Mamma mia. Sì. Il delirio è pronto. Il degrado è pronto. Bene, i muretti sono pronti. Ma qui guarda che belle vie di emergenza che ci sono qua, Alberto. Ma quelle non sono vie di emergenza, tu devi fare quella cosa per andare avanti. Allora io non devo andare sulle vie di emergenza. No, tu devi fare proprio quella. È un 8 che devi fare. Non riesco a capire dov'è la pista lì, in quell'otto lì. Guardiamo Mike le gomme che sceglie, Franci. Che spioni che siete, maledetti. Beh, in effetti, in base a quello si può. Ah, cacchio, mi sono dimenticato. Che palle sta pioggia. Ma no. Niente, pioggia, morto. Ciao, Diva, mi è imploso il computer. Qualifiche sulle piogge, sulla pioggia. Vabbè. Sulle piogge, sono qualifiche sulle piogge. Piove meglio si qualifica. È il primo che sbatte si qualifica meglio. Ma chi è che mi è uscito davanti così? In modo spartano. Sapessi. Ciao Leo, ciao, welcome. Allora, siamo in Francia, via. Il radar mostra che sarà sereno presto. Ci sono altri 10 minuti di pioggia. 10 minuti di pioggia, ragazzi, poi sarà sereno presto. Sì, così dice ogni volta e poi dice la pioggia passa tra un quarto d'ora. Cioè. Sì, è un quarto d'ora che non passa mai. È perché siamo come fantozzi, cazzo, c'è una nuvoletta sopra, ci abbiamo. Io da una settimana che sto ancora aspettando che passi quel quarto d'ora. Guarda come si bagna tutto, Mike. Mi si sta bagnando la faccia, ragazzi. Fat. Sì, devo un attimino mettermi a posto con la sedia qua. Si sposti. Vieni qua a superarmi, Alberto. Io non conosco quella pista. Neanch'io. Difatti sto andando un po' a casaccio, vedo che mi va anche bene. Iniziamo già bene. Poi io non ho attivo gli aiuti lì come fanno certa gente. Sì, tu sei un pro, lo sappiamo, Francesco. Fatemi prendere le misure, quanto è lunga? Non so, cioè come si lungo, dice, come si dice in Veneto, Mike, un metro è un spuo. Una spanna, qua siamo più educati, no? Veramente. Ma i veronesi si sa, sono più fini. Ci vuole una birra, giusto! Giusto, dov'è la birra? Giusto! Giusto, ma è bello! Non spotter, che vengo lì e ti butto fuori, Sei il primo che butto fuori. Esci da box, macchina Fox! Ciao Brando! Sto bene, guarda, sta tremando tutto qua, sta implodendo la macchina. Madonna, che cazzo, si scivola. Chiamo il guardiano del parco. Ma il parco il è parco, il mio... ma il parco intende il tuo zoo, Mike? Infatti stavo pensando alla stessa roba. Ma nel zoo. Ma qua non c'è il DRS. Se quando sei in condizione di bagnato non si può usare.
Beh, ci schiantiamo con le macchine così, vuoi andare anche col DRS? Appunto, più figo. Almeno hai un motivo per schiantarti. Comunque signori, signori e signorine, perché sicuramente c'è qualche signorina là in mezzo, questa sera abbiamo tutte piste super veloci, tranne se guardate Mike. Se guardate Mike non sono tanto veloci. E soprattutto meno devastanti di Monaco. Beh, in realtà non abbiamo solo piste tecniche, quelle veloci. Sì, esatto. Ha un paio di zone veloci di RS, però. E questa non è veloce, Peps, cazzo, è tutta rettilinei. Insomma. Ma. Dei curvoni in due tempi, poi bruttissimi. Poi Silverstone chiama la veloce. È la più tecnica del campionato. Ma stai zitto, Peps, la più tecnica del campionato. A differenza delle altre volte quando avevo fatto anche pratica per le varie piste, oggi non ho giocato praticamente per un ciuffolo di niente, quindi le piste non le conosco meno del solito. Anche io non so niente mai. Quindi fuck the system e andiamo a tutta birra. Ma sì. Al massimo paga. Avete paga visto? C'è anche il campionato di Formula 1, di eSports. Sì. Con tanto di campionato costruttori, campionato piloti. Mi si è aperto un mondo da quando gioco a sto gioco. Sì, ma il problema è che bravi così. Appena l'hai detto, hai sbattuto. La pala anteriore è danneggiata, è meglio se rientri al più presto per evitare che la situazione precipiti. Appena hai detto quella cagata, Peps. Previsioni del tempo. Piove, imbecille, ti dirà. Piove! 10 minuti di pioggia. Ha detto stai andando bene, ci cioè aspettano altri 10 minuti di pioggia. Ma erano 10 minuti anche 2 minuti fa. Appunto. Non è che c'ha l'orologio ancora senza dove batteria. Dove è entrata i box qua? Dove è entrata i box? La vedi bianca sulla minimappa. Fai box in questo giro così te lo indica. OK. Guardalo là che si piazza dietro a Fat Killer. Questo giro sarà un giro perduto praticamente, perso. Ma io sono andato come la nonna, né, per... no, ma per ti ripeto, voglio vedere come vai senza l'alettone e sulla pioggia, Francesco. Come hai fatto a perdere l'alettone ancora? Perché quell'altro ha detto che questa volta diventiamo bravi e allora mi sono emozionato. Ciao Roberto! È emozionabile. Peps è ritirato dalla sessione. Peps! Perché ha già fatto un tempone, no? Già fatto un tempo, non avevo bisogno di... No, ho dimenticato una cosa e niente, mi spiace. Hai dimenticato il libretto di circolazione? Cioè, in realtà partiamo in fondo da sta gara. Iniziamo benissimo! Io ho finito la benzina, stavo facendo un buon tempo. Ed abbiamo finito allo stesso modo. Aspetta, ma mi dà la benzina per un giro nelle qualifiche? Sì, infatti, cioè, vabbè. No, devo parlare con i meccanici, non va bene così. Mi stanno sabotando. Almeno fanno quello per cui li ho pagati. Ecco, mi sembrava, infatti. Ha reso 3 ore per entrare. C'è vai pit, facciamo la telecronaca di questa sessione. Vai Peps, dammi un po' di energia. Alberto che ostacola due auto gialle. No, sto aspettando di arrivare i box, sì, ma... sto guardando qua. Mike qua che come gira, sto studiando le strategie. Mike parte, è sempre perennemente in ricarica di quella batteria. Fanno vergogna con la traiettoria di verde. Poi Mike va a destra e a sinistra verso la curva, indeciso. Non sa da che parte la curva, no? Quindi. Quelle luci di dietro che stanno sempre accese, mi sa in caso di pioggia, il nuovo regolamento sono obbligatorie. Altrimenti. Sì, perché lo vedo sulla sua stream che è in 5, modalità 5 RS, quindi non sta ricaricando. No. Io sento le persone qua che esultano. Sono appena entrato i box, esultano. Ma scusate, Peps, visto che non stai facendo niente, Peps.
Sì. Io non stai facendo niente, realtà... leggi la chat. In realtà, Francesco, esultano perché sono riuscito a fare un giro senza schiantarmi. Oh, bravo Alberto. Come si apre qua la chat dal tablet? Chat, eccola qua. Comunque no, non sono su Xbox, sono sul computer. No, non è su Xbox. Ok. Poi Roberto scrive, prima era sul muro, ecco. Roberto dice che non è su Xbox ma eri sul muro, esattamente, ha ragione. E sulla scatola di cemento. La box di cemento. Se magari come questa manda? Maledetto Alettone. Giral dice che quelle strisce blu che vediamo attorno alla pista sono delle strisce abrasive che servono per rallentare ma ti distruggono la gomma. Sì. Ed ha perfettamente ragione. Ma no, comunque mi sono schiantato lo stesso, non mi ha rallentato più. Domanda. Volete la safety car anche stasera? Box in questo giro. Facciamo a battaglia chi la fa uscire prima tra me e te. Va bene. Sono sti stronzi, ma come, ti sembra il modo di entrare in box? Meno male non ero io. Ma mi hanno superato praticamente sulla corsia per entrare in box. Mike, conglomerato bituminoso. Ciao! Paroccio, torna da te. Madonna, devo fare anch'io quelle faccine con i cuoricini. Un sacco di bitume addosso, quindi da fare la doccia. Grande, conglomerati bituminosi. Anche tu giochi su F1, ma giochi. Cioè, ma potresti anche unirti alla Lega senza nome, volendo. Esatto. La Lega di matti. Vai piano che oggi piove, non farmi preoccupare, a posto. Minchia, tutti hanno il tempo, l'unico stronzo sono. Ma io me lo male che ti si sente a scatti. Ciao Deutsch Panzer, grazie per il follow, welcome. Benvenuto a bordo. Allora, vediamo di fregare tutti adesso, Nessuno si aspetta, ma andiamo a fare. Quanto manca alla fine? Scusatemi. 8 minuti. Oh, che ciuffolo. Possiamo saltare la gara? Schiantate, ritirate. Start, ritiro. No. Aspetta, lasciami finire questo giro che lo sto facendo benino. Prego. Ciao Diva. Andiamo a cenare. Ciao Idropanico. Idropanico vi saluta, boys. Ciao. Lofra ha detto che arriva dopo quando fa schiantare Peps. Siete già schiantato Peps. Infatti. Però mi sembra che abbiamo il tempo, ma cazzo, siamo 17esimo, 18esimo, 19esimo. Ma io sono stato a cambiare la benzina, perché vabbè, sì, perché se non avevi la benzina sicuramente facevi meglio. Costava tanto la benzina che l'hai cambiata, Francesco? Sì, Pino, hai la batteria totalmente scarica, 0%. No, 84 mi dà. Ma porca miseria, mi spacca un altro alettone qua. Ma hai piglia per il culo la telemetria. Presumo di sì, perché sono Pino. 84, io 88 adesso. Dica? Ah, è vero, 84. Non è che questo non è load lab, ma... A quanto pare tra poco la pista si asciugherà, sta smettendo di piovere. Cosa fate? Muovete, dovete fare incidente, già lo so, sto... Speriamo che lo faccia. Dai, che partiamo tutti e quattro vicini. Francia, non rompere le scatole con i tuoi denti, schiantati. No, devo... Hai paura di partire davanti a Mike? Sì. Tanto parte dietro Mike, stai tranquillo. Ecco, tu sei andato largo, Francia, non hai chance. Esatto. E io non la conosco, sta maledetta pista. Beh, manco con la pioggia poi che vuoi fare, cioè? Attenzione a Francesco che taglia il traguardo per restare sempre lì. Dai, siete a 4 secondi da davanti a voi. Quittate sta sessione, non avete chance. Sicuramente ce la faccio in gara. Oh, ti giuro che quando ho girato io giravo bene da solo. Mike sta per tagliare il tempo. No, adesso sta il primo giro. Infatti diceva in pista. Vediamo se riesco a vedere il differenziale sul vostro volante. No, non si vede da qua. Il delta del tempo non me lo fa vedere. Ma sta goccia del cazzo proprio dove
il settore primo migliore di tutti. Bella. Io secondo il migliore di tutti. Al terzo rischia di andare tutte e due, speriamo. Francia che va a baciare le linee blu. No. Me sto girando bene adesso. No. Tutti concentrati, tutti lì che vogliono fare il tempo. Sta buono un attimo. Vicino a me. Ma ragazzi, ma... Porca miseria. Di che, eh? E Francia si migliora di... di 5 secondi. Sì. Ah. A questo giro è... bandiera gialla, chi è successo? No. Chi è che... Non lo so. Ehi, io non sono... siete voi. Stranamente, no. Non siete voi. Secondo me era Mike. Sì, sicuro. Il bot non può fare queste cose. Eccolo là, che supera Luthor, no! Fuck the bitch! Non lo sento più, Mike. Mike lotterà con me, dice. Ma Mike dice da settesimo, dai, ma che scarso! Scusami, dove sei? Vedo pezzi di Pino per la vicesimo. No! ho visto che hai fatto uno scontro con la macchina bianca e rossa. No, no. Hai fatto saltare l'alettone a quella povera macchina. Oh, se lui mi sta in culo, non posso farci niente io, ma... La leggi della strada. Esatto. Facendo il cido ho ragione io, eh. Facciamo così, va. Ecco là. Ehi, è uscita una caravana di auto, dai, ritiratevi. Ma non mi ritiro adesso che sono 17esimo, eh. Ma mica lo perdi il tempo. Cioè che lo perdi se ti ritiri. No, ma è bello, cioè, che è 17esimo, però con una penalità, per cui... Ma la penalità è questo giro che è nullo, non è che... Ah ok, non ti danno, non è i secondi. Vi assicuro che non lo perdete il tempo se vi ritirate. Ma no, sto scherzando. quello lo so. Mike è convinto di perdere il tempo. No, Mike secondo me è convinto. Beh, smettere di cazzeggiare, leggi la chat per favore, che non riesco a leggere anche la chat. Ma Mike è convinto di fare di meglio. Cyril ti dice penalità perché guidi col cellulare, anche Roberto non si usa il cell mentre si guida, Streamlabs dice che devi usare comandi. Ora che cazzo derapate che fa, ma non volevo giocare a Drift stasera, volevo giocare a Formula 1. Allora Pino, hai provato Need for Speed Heat? Sì. Presi è 14esimo, Mike è dalle tue parti. No, non è che mi sconfinferi tantissimo, eh. Non è così... Sì, non è sta grande innovazione come doveva essere. Non è tornato ai fasti dei vecchi Need for Speed. Strano, sì. Allora, ci scommettevo proprio che... Ah? No, scherzo. Invece... Sì. Come ho fatto ancora il primo settore migliore? Io mi sono ritirato adesso, così Peppa è contento. Se due picce o banana vogliono fare il tempo. In realtà anche io ci stavo provando, ogni volta mi fanno benzina per neanche un giro, cacchio. Il minimo che caricano nella vettura sono 5 kg, meno è impossibile metterne. O 10 kg. No, ma io volevo metterne di più, è questo il problema. Devi andare nel setup per aumentare. Sì, è che. Sai. Con qualcuno che ti pressa per uscire da. ma lui ha quello di obiettivo, cioè quello è il suo scopo. Madonna, se impari a guidare con sta pioggia, forse dopo vai meglio. Pucce vuole sapere il gioco, ha scritto gioco. Il gioco si chiama F1. 2019.
Qualifiche completate. Ah. Non hai vinto il mondiale, Francesco, che fai in zona. Giro più veloce. Primo, Biatch. Si è messo in pole, primo. Altro che si è messo in pole. Hai sacrificato la tua community, Mike, per metterti in pole. Ciao, Andrea. Hai sacrificato la vita di Pepsi adesso. Franceschino, come mai sei undicesimo, cucciolo? 3-9-1. Guarda quella bastarda, 3-9-1 ha fatto. Io ho fatto 3-9-5. La Maria. E quella è sempre la signorina che sta sul podio. Che cacchio, cioè, va ciupalappa, no? Come si dice qua al nord. A potenza. Siete solo in 18 a vedere la potenza. Ma che devo fare io? Devo spogliarmi. Notare, Mike, che stavolta sul mio a fianco al mio nome non c'è una righetta, ma c'è il tempo. Complimenti. Comunque, piccio banana. Ciao, Elis. Ciao. È più avanti di Peps, di la verità. Ma cosa stiamo facendo qua, ragazzi? Cioè, possiamo andare avanti? Stiamo aspettando quel francese che vuole continuare a fare il tempo. Ok. Realtà, cioè, tutti stanno aspettando. Più 10 secondi, ma sto solo girando così. Basta, smettila, sennò stiamo 1:30 a vedere. Sto arrivando adesso. Ma perché? Ecco qua, Francesco, signori. Francesco. Non è quello verde. È questo. C'è in ritardo con la tua live. Adesso si vede. Ciao Alberto! Ciao! Non ce l'avevamo già salutati? Non te, Pino. Alberto, ciao, Torino. Ciao Alberto. Sì, beh, immaginavo. Tu, Alberto, nelle live sei Pino. Giusto, è vero. Incredibile. Ogni tanto sei. Incredibile questa regia, come funziona così. Cioè, ci siamo elevati di potenza. Distacco 004. Ma si può? Mamma mia. Dove sono i miei amici? Io sto nella parte buona della classifica. Giusto. Ma adesso c'è asciutto, Mike. Sì, lo so che c'è asciutto, quindi. Ma hai fatto il tempo sul bagnato, perché io il bagnato non mi piace per niente. A me piace essere bagnato, quindi. Ciao Umi! Con questa perla di saggezza sei arrivata, complimenti. Oh, gomme rosse. Aspetta. Strategia, facciamo una bella strategia aggressiva per questi pezzi di qua. Sai che gli mettiamo subito pressione, inizio subito la gara così avete 30 secondi. Cos'è che ha detto? Un bel undercut. Tanto io ho lo schermo nero, quindi che mi frega. Inizia gara. Mancano 20 secondi, Mike. 15, 10, 5, 4, e 1, adesso. Via. Pino. Dighe, pronti? Pronti, via. A sbattere? Sì, Eccolo qua. Vedo già pezzi volare. Solo che stavolta non sono io. Ecco, io non me la ricordo dalla pista. Non me la ricordo. Ma c'è Mike che rallenta tutti qua. Ma stai zitto. Già picchiato via l'ala. Prova ancora. No? Io ho davanti Calabresi. Porca puttana. È dietro di me. Ma che è sta macchina? È posseduta? Ma c'è la Maria qua che corre come una pazza, eh. Ma se siamo ancora tutti attaccati. Ho capito, ma non vuol dire niente. Non vuol dire niente, mi sembra di andare pianissimo. Vado in digestione gara. In digestione gara.
Ok, adesso mi concentro. Non riesco a passare quel piccio banana qui. Quanto sei, Mike, te? Secondo? O hai perso qualche posizione? Stai zitto un attimo, per favore. Vi ricordo che tra l'altro per me è tipo la prima volta che faccio sta gara. Anche per me. Penso che Pep sia l'unico che l'ha già fatta. È sempre quello che si fa peggio di tutti, so. Ma tu non hai costanza, quello si sapeva, dai Pep. Vabbè, non avrà costanza quello, ma avrà Camilla, cosa devo dire? Esatto. Ma che cazzo, non fatemi ridere! Riduci l'erogazione delle RS. Mike si sconcentra se lo facciamo ridere. Ma forse era quello l'obiettivo, comunque vabbè. Pino, sei quindicesimo, sedicesimo, dove sei? No, sono in fondo io. Sono fermo. Allora, che cacchio mi fai ridere? Sali e classifica, sono prima. Oh, neanche col bagnato giravo così da culo l'ultima curva. Non ti agitare mai. È l'uso del DRS di qua. C'era qualcuno che era andato fuori, che hanno detto bandiera verde, bandiera verde. Lascia stare la grassa, lascia stare. Ho tutti col DRS, porco Giuda. Tranne me. Perché? Perché non me l'ha dato. Sei troppo distante dal primo. Si butta dentro, incredibile, tamponamento. Zio Pino, che ho fatto? No, non tu. È che dopo mi vengono i complessi. Forse si no, ma sono dei deficienti qua, fischia. La I? Ti toccano te. Oh, ma basta! Cioè, è insorpassabile la I, perché ti tocca dentro e ti uccide. Ma piuttosto ti fa girare. Non si fa sorpassare, ma sono troppo. È bello, a me piace tantissimo perché risponde Pino e dice sì. Che tipo lui non sorpassa nessuno. Ma siccome l'ho provato in carriera del singolo e so cosa sta dicendo Francesco. Ah sì, Pino! Prendiamo con filosofia! Anche perché con matematica italiana non mi è andata meglio. Fanculo, coglioni. Ogni volta, Maria, sto arrivando! Merda, sempre l'ultima curva, cazzo, l'ultima! Mi
Madonna che recupero. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Ma che cazzo vuoi da me? Lascia stare quella strategia. Perché stai andando troppo forte. Oh, dovrete andare ai box prima o poi. Io sono ai box adesso. Francesco, che succede? No, mi ha consigliato di andare prima. Ma non so se sia per l'ala o così, però... Oh. Madonna. Non mi sono schiantato, però mi sono girato una volta perché sti coglioni qua cosa fanno? Ti buttano fuori, no? Sorpasso. Sì. Niente. Sono insorpassabili. E voi direte, ma Mike ha fatto pratica, cazzo! Ha fatto pratica per essere così potente! Ma sarei anch'io così potente davanti, però... qua non ti fanno passare, sti coglioni. La carica della batteria è bassa. Diminuendo l'erogazione delle RS possiamo raccogliere più energia. Andiamo potenza, datemi potenza, chat! Voglio che scrivete potenza, così ricevo un po' di potenza! Datemi potenza! Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo come... Sbagliato anche strada, quella maledetta chicane livello 8, che non si riesce a capire dove girare. Pilota davanti. Massa. Minchia, 1.53,6 ha girato Alberto, io ho fatto il tempo 1.36, cazzo. Il problema è che ho due pit stop sul groppone, quindi non ti arriverò mai. Tutta una vacca. I miei ingegneri sono scemi, le strategie. Potentemente! Bravi ragazzi, bravi, la potenza! Grande! Non mi vedete, ma io vi vedo! Mike ci vede dal cielo. Ma la faccia del bagnato, Francè. Cade il bagnato. Sono tutto bagnato. Perché tipo me la sto facendo addosso? Perché ti sta arrivando Peps dietro. Beh, cacchio, io sto arrivando dietro ad Alberto. Lo intravedo lì. Impressionato Alberto, bravo. Scusate. Ho detto che va a destra e a sinistra come un ubriacone, Alberto. Certo. Ma Alberto, ma sei sicuro che hai messo i 360 gradi? Sì. Lo sai che ogni volta che lo stacchi impazzisce, vero? Sì, sì, sì. Ma ho già fatto il profilo apposta l'altro giorno. Ma ogni volta che lo stacchi devi rifare il profilo apposta. Dopo provo a dargli un occhio veloce, allora. Beh, dipende. Se stai girando con il camion, allora sì, c'è qualche problema. No. Allora poi gli butto un occhio che magari non abbia effettivamente fatto. Ma quando andate i box? Thank you.
destra del pit stop è aperta, puoi tornare ai box. Dove siete? Mike, ma in che posizione sei tu? Non ci sono, leggi la chat, Peps. Stai, leggi la chat, io sono concentrato. Il carburante è a fuoco, stai gestendo. Signori, mi ritiro e poi torno. Per deliberare. Pino. No, vado a mangiare. È così che inizio tutta la sua carriera, si ritirò per mangiare e poi hai visto cosa è successo. Vero? Vabbè, mangio e arrivo, Box in questo giro. Oh, strategia. Confermo la sosta al termine di questo giro. Che cazzo, questa è la parte inciucciata. Pilota davanti. Penalità di 5 secondi, ma porca la puttana. Te la fa scontare subito, Mike. Stanno per vedrai i due meccanici fermi per 5 secondi. Non dare gas. No, quello che sono fermi 5 secondi è tutto normale, Mike. Scusami. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gru. È tornata la Laursen! Ho paura! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ma... Dai gas, baby! Maledetti, i piloti di Hack si mettono in mezzo alla pista per non farti passare, perché si schiantano contro anche a posto. E togliti dalle palle. Dimmi cosa devo fare. Ti devi schiantare, Mike. Anche secondo me è una bella idea. Non puoi superarmi in campionato per il culo. Questi sono i miei amici, ragazzi, ok? Gente fidata. Puoi sempre contare su di noi. Andiamo, andiamo! Cirello, ma è possibile che tu debba sempre dirmi su? Non puoi essere mio padre, tipo, darmi una pacca sulla spalla e dirmi bravo figliolo? No, non vuoi essere mio padre? Perché, Cirello? Sono tu? Sono tuo padre! No, tu no, tu sei un bastardello che vuole vedermi... L'avventura dietro di te è 3,9 secondi. Mike, c'è un elicottero su una curva e sono i sanitari pronti per te, dai, dai. Sì, è Pino, in realtà ha detto che va a mangiare, ma in realtà è... Sanitari.
Saniteta. C'è qualcuno fuori vista, chi è? Non sei tu, Franco. Sono io qua sto andando come un mostro, ma vaffanculo stia. Che posizione sei, Francia? 13esimo. Abbiamo carburante di sufficienza per altri 3 giri. Sì. Complimenti! Perché che posizione sei tu, Peps? 17. Male. Ma io sto andando infervoratissimo. E io c'ho il giro veloce, quindi. Ma io li mantengo alti tutti i giri, non. Io sto guidando la qualifica a ogni giro. Sì, ma la qualifica dovevi finirla prima, durante la pioggia. Attenzione. Hai capito che ho fatto due pit stop in questa cazzo schifo di gara? Ma perché? Perché due volte l'ala. Ma devi saper frenare bene, Peps. Poi quando sono da solo che non ho avversario è arrivato alla grande. Ma un po' bevo... Comunque vi giuro, volete le, non so neanche cosa sto per dire, ma questa pista non l'ho mai girata, ho fatto solo le qualifiche sulla pioggia e sono una bestia. Sono proprio emozionato. Ma perché tu sei una bestia mai? Ma sai qual è il colmo? Che Baku ci ho giocato tipo 2 giorni. Hai fatto una figura di merda tutti, Per impararla. Monaco, anche lì, anche altri. Durante le stesse facevo un po' Baku, un po' Monaco. E alla fine Monaco è finita di merda perché c'era un diluvio universale. Baku ancora peggio. A Monaco ci siamo goduti solo il mio super tempo in qualifica e basta. Vabbè, me lo sono goduto anch'io, non hai idea quanto. Lo so che mi vuoi bene, eri felice per me. Sì, come Vettel che è andato a fare gli auguri a Hamilton. Esatto. D'ora in poi, signori, d'ora in poi non ti fate più la rossa, ma ti fate la gialla, la fucsia. Mi spiace, ma loro amano me, Peps. Amano chi ha fortuna, non chi ha talento. Quindi tu cos'hai esattamente delle due? Io niente. Ma vuole dire che tu hai solo fortuna, mai? Sì, l'avevo capito, ma almeno io ho qualcosa delle due, lui manco quella. Ma avere fortuna è un po' becero. Esatto. Ho capito, ma è sempre meglio di niente, cioè cosa vuol dire? Sta abbastanza carburante per un solo. Ma sì, ma non è bello esultare le persone perché hanno fortuna. Ma c'è, ti ci metti anche tu adesso? Dove è finita la Laursen? Non si può dire. È pronta per essere spruzzata sul podio. Beh, se consideri che è la prima volta che guido, caro Matt, che guido qua. La prima volta che guidi? Sì, per il resto in realtà ho solo 4 patenti, ma che vuoi farci? Cirel, padre, stiamo finendo la benza! Era troppo grassa per me! Era troppo grasso.
Pam pam, dai, facciamo la canzoncina insieme. Era troppo grassa. Pam pam pam. E ti supera pure massa. In massa ti superano, che grassa. In massa. Ti superano in massa. Dove sono i Pits? Dove sono i Pits, biatch? Ciao Gazza! Number one, wow. Biatch! Andiamo a vedere. Peps ritirato! Come ritirato? Ma sai così, ho preso ad alta velocità l'ultima curva con l'80% di usura gomme, quindi mi è partita l'auto un po' troppo. Sì, ma io ho cambiato le gomme praticamente al quarto giro di box, né? Io l'ho cambiato. Conosco al secondo, lui, sì, conosco, certo. Conosco. Ma scusa, non hai fatto due box? La prima ho messo le gialle, poi ho rimesso le rosse. Al come terzo dice, giro. Come lo dicevi, ero decimo prima. Frittura di pesce finita, ma Puccia, ma sei incredibile! Sei incredibile! Guardatelo là! Allora che bello che è! 89! Eccola la Lorsen che è pronta a essere spruzzata, Mike. Ma non se la caga nessuno perché è adesso terza. Adesso andrei a spruzzarla tu. Mi spruzzo con quest'altro io. Sapevo che andava a è andata via quella là. Mi spruzzo solo con lui. Lei non se... sai che il terzo posto non se lo caga nessuno, Peps. Solo una pacca sulla spalla. E questa era la prima gara. Fatemi brindare un cicenin, Mike, ma c'è qualcuno che fa il tifo per noi, per me e Francia in chat, o sono tutti con... Ormai sono tutti con Mike. No. Francia, io non voglio più partecipare a questa cosa. Facciamoci il nostro... campionato... la nostra piattaforma di streaming. Facciamoci la nostra lega. Programmatevela voi da questa piattaforma. E vengo io come streamer. Facciamo come Ninja che è andato su Mixer. Voi prendete Mike senza nome. Noi andiamo... come la potremmo chiamare? Metti un senza nome, togli Mike. Metti un senza nome, togli Mike. Grazie. Vabbè, senza nome è il cognome che abbiamo tutti, no? Francesco senza nome, Peps senza nome. Attenzione, l'ho superato, ho superato Peps. Shh. Non diteglielo. 45, 37, 26. Mi ha superato pure Alan Foresta, il mago il figlio del mago Forest. Ma che? Serve Pino qua per andare avanti. Pino. Pino, tanto non finirà nemmeno la prossima, immagino. Come? Vabbè, al massimo partiamo e ce lo teniamo come... lo dà come intelligenza artificiale, potrebbe finirla. Infatti potrebbe fare qualche punto. Vedi. Magari ci sta guardando e ci sta bestemmiando dietro. Sicuro. Quindi number abbiamo vinto one. Tutti una gara. Io ho vinto qua che io vinsi tipo la seconda, il Bahrain o la Cina, il Bahrain. Ma sono io sono qua pronto per iniziare la gara, scusate. No, io sono pronto. Sono pronto anch'io. Anzi, in realtà sei l'unico che sei ancora in sono appena uscito. Da fare. Perché non c'era nessuno? Ma che non c'era che nessuno? C'erano tutti pronti. Matt, non lo so. Non lo so, ma perché non vai a chiederlo a lui se fa le live? Cioè, se ci tieni tanto a vedere nu, perché non vai a vedere nu? Noi altri. Esatto. Noi altri. Canu. No, è senza nome il cognome, è fantastico, vero? Scusate, ma cosa stiamo aspettando? Chi deve fare inizio evento? Vai, io faccio inizio evento. Così avremo la prima vittoria di Alberto, Esatto, fermiamo tutti gli altri. E quando vieni facciamo i complimenti. Pensavamo fossi tu, Alberto. Ma dove sei? Martedì. Non ci credo. Ancora pioggia, dai. Ma che sfiga queste qualifiche pioggiasche. Martedì c'è la live su Red Dead Redemption.
E se piove, lì non ci dispiace. No, lì è figo, anzi, lì ci caghiamo addosso come sentiamo i tuoni. Tu ti caghi addosso, cioè, non è che... Ma vuole che ci caghiamo addosso assieme. Mike, ovviamente il Pirla ha detto entro 10 minuti dovrebbe rimanere solo una pioggia leggera. Porca miseria. Quindi senza nome e il cognome di Mike, che è il nome. Esattamente, e questo è il bello. Ma... Sai entro 10 che... minuti dovrebbe rimanere solo casciato. Una pioggia leggera. Crasha sempre, Peps. Se spaccianti ma il tuo gioco si è bloccato. Ego Dumper. Spero che non mi faccia perdere la sessione. A me è disconnessione, mi ha dato. Anche a me. Perché sono... è uscito Peps. Ma perché, scusa, sono io l'host? Sei il campione, tu. Certo, Matt, certo che gioco a Red da PC. Molto bene, signore e signori. Dio mio. Molto bene, Ferrier. Ferrier mi sta seguendo in potenza su YouTube, per cui non è qua con noi, ma molto bene. Pucè. Ah, perché piove, la rete non funziona, giusto? È per quello. Per quello che speriamo che sto crash è servito per far tornare il bel tempo. Speriamo. Esatto. No, mi dispiace, ragazzi, ma a me dice che Austria è in corso. No. Io sono entrato. Ah, ok. Siamo Peps. Aspetta che vado in player. Ma speriamo che ci sia brutto tempo, così abbiamo tutti più opportunità. Eque opportunità. Ecco il falco. Opportunista. Sì, ma dai, tutte le cacchie di qualifiche, sta tutta pioggia. A me dice aspetta, siamo onesti. A me onestamente, perché sono onesto, non mi sembra che l'onestà, cioè scusate, non mi sembra che Peps a te faccia differenza che ci sia asciutto o bagnato. Esatto. No, è che mi crea un problema con i setup, capito? Io c'ho i miei bei setup tutti da asciutto, quindi bagnato. Ma Mike non voleva dire quello, anche indipendentemente dal setup, cioè... rompi le ali comunque. Allora, vabbè, fa le qualifiche i tempi più belli, poi nelle gare prende il primo muro che vede. Alberto, sei tu? Sì. Vieni veloce, dai. Alberto! Ci sono. Hai rischiato di vincere una gara. Ma dai. Avrebbe partecipato un tizio che si chiama AI. Ah. Lo conosci, esatto. AI? No, però... Ecco, è andato via. Mettete pronto? Dai che mi si sta scaldando il motore. Allora, che lavoro faccio, mi dicono dalla chat. Non so se dirglielo. Il carpentiere. Fai il gufo. No, sei tu che fai il gufo, che prima eri lì. Vai fuori! Che gufa il tempo, guardate che temporale. Nemmeno l'intermedio riusciremo a montare. Non lo sento. Ma no, cioè... È come su Red Dead. Che fai il becchino? Sì, faccio il becchino. Perché scade il tempo? Io non sono manco entrato. Alberto che non è ancora... Alberto che sta caricando, sta prendendo ossigeno. Sole, ti prego. Che lavoro faccio, no, ragazzi? Certo che è sole. Oh, che finalmente. Madonna santa. Mike fa il mercante. Esatto. Sì, mercante di pesci. Va a raccogliere carcasse di cervi, cerbiatti e tartarughe tartarughe ninja. le dona al signor Krebs, il suo vicino di casa, che le trasforma in denaro, in costumi da cosplayer per il Lucca Comics. Secondo me lavora in fonderia, ha 4 patenti, una per l'auto, per la moto, C per l'autocar e una per il muletto. Mike fa il cercatore di oro nelle cassaforti dei suoi vicini. Esatto. E lascia l'asciutto i membri della sua posse. È per quello che sono stato così bravo su Thief Simulator, l'unico youtuber a riuscire a fare tutte le missioni di prepotenza, perché io sapevo già da vita reale, capito? Ah, ma siamo già nella gara? Io pensavo fosse una delle prove. No, è la qualifica. Ah, ok. Pino, calmati. Ma cos'è, dalla gara dei box? Ma che ne so, ma non mi ricordavo neanche più della partita dei box. Io ero già immerso nella... Pino, non schiantarti all'uscita dei box, per favore. No, è andato Pino, l'ho visto io, è andato bene. Guarda che si è allenato in Austria, secondo me ci piazza una bella prima fila. Non dico pole, ma prima fila sì.
Ma quanto è merdosa sta curva, l'ultima curva? Sì. Frega abbastanza. Ah, me lo sfrega bene, sì. Ma finché è la curva e non è il curvo. Ma io mi sono perso, ma Umi c'è ancora? Aia. Yeah. Comunque Cirel, non so se te se vedi, ma quando il volante è potente. Ok, qua ho prendo troppo. Cookie. Maledetta curva. Le curve sono maledette, Alberto. Tutte. Ho visto io. Va. Se non fai quello che dicono ti buttano fuori le curve. Ah sì, eh. Ma di cosa stai parlando esattamente? Le curve. Non della parola polacca, no, curva. No, no. Jonas Brothers, sono sul pole. Sono in pole position. Alan Foresta. Alan Foresta. Eccolo il mio giro più veloce. Quello è duro da battere. Cazzo, mai. Cazzo. No. Speed Fever si è ritirato. Sì, non ho visto l'ultima curva, cazzo. Sto andando così bene. Non l'ha proprio vista. Che hai tirato dritto? Sì. Ma questo non mi è mai successo. Dove cacchio è? Stavo andando così bene, porca miseria. Alla fine devi fare casino. Oh, da eccolo. Chi fa? Ah. Ero anche impegnato stavolta. Scendi in decima posizione. Quello che è strano che Fat Killer abbia la macchina con i colori del canale di Mike. Niente, se vai a vedere. Io ho la macchina con i colori di Nu. Sì, infatti, non volevo dirlo, ma. Io ho i colori di Farming Simulator. Sì, è già meglio, dai. Miglior secondo settore della gara. Anche io l'ho fatto. Sul muro, ma l'ho fatto. Dov'è Peppe? È qui con noi. Ho mandato in video, ma arriva. Siamo tutti concentrati qua, Guardalo là! Si piazza secondo dietro a Pepsi in pole. Peps, che ti succede, cucciolo? Peps! Dica! Peps, che ti succede? Talmente concentrato. Che ti succede, cucciolo? Io non riuscivo a finire la gara. Sentire, il mio ingegnere che mi dice: fantastico, hai battuto quel pirla di ma io mica ero primo, pirla. Ma scusa, dov'è Franceschello il giro più veloce del West? È terzo. Siamo tutti lì. È terzo perché devo passare il traffico. Noi sono uscito quando c'erano gli altri. Non so se è più pericoloso partire tutti noi davanti o avere ho paura. Io prometto che non mi schianterò contro nessuno. Ma vedi, Mike, il problema non è. Probabilmente non sei neanche tu il problema. Il problema è. Sì, Peps, però non rovinarmi il giro. Ti ho fatto passare. E infatti. Mi sono spostato apposta la traiettoria. Ciao, Umi! Grazie, Peps. No, non ti sei spostato, eri. No, io ragazzi, c'ho il segno delle curve, mi sono spostato, quindi ho traiettoria sbagliata. Avevo il primo settore viola, poi ho buttato via dal cesso. Grazie. Prego, prego.
Porco Giuda, e tre giri che non riesco a girare perché c'ho il cazzo di traffico davanti. Sì, ma io te l'ho liberata la traiettoria, Franci. No, no, non me l'hai liberata, dovevi fermarti prima, ti assicuro, no? Ti assicuro che io ho... mostra gli aiuti nelle curve e te l'ho liberata, quindi tu prendi le traiettorie sbagliate. Quindi è colpa ma tua, che traiettorie sbagliate, Peps, lascia perdere quei cosi lì. Tanto non ti preoccupare che cambio gomma e abbasso ancora il tempo, quindi sai che ci sta. Sì, ma io non devo ancora riuscire a fare il tempo più veloce, quello non l'hai capito te. Se mi fermi nelle curve non sarà sufficiente. Ancora ti serve un tempo più veloce, Francesco, scusami. Per battere Peps non ce la farai mai. Devo batterlo io. Arriva a fare la spesa più veloce. Non per dire, ma ho fatto il primo settore viola. Ma l'ho fatto anch'io il primo settore viola, ma non riesco a finire il giro con cazzo di Peps che mi ferma. Ma che ne Peps che mi ferma se sto ai box, non dire faggionate. Ma adesso sì, Francesco la lega per tutta la gara, capito? Ah sì, Ma io ho esaurito tutto. Il coso del Kers lì, me l'hai fatto esaurire. Torni ai box, cambi e riparti e continua a essere terzo. Non preoccuparti Peps, ti butta fuori la prima curva, questo vuol dire. Suona un po' come una minaccia, ma vabbè. Mamma che nervi aver preso quella curva dritto, guarda, non hai idea. Yeah Umi, ma ti sei perso la mia vittoria? Ma sul serio? Non si fa, Umi, non si fa. Oh, finita la benza, vaffanculo. Facciamo un giro di ricognizione. E invece Death Stranding è un po' particolare. Beh, è cinese. Cioè, è un po' particolare da capire un attimino. Ecco, mangiava le patate che ho coltivato su Austria. Perfetto, allora saranno buonissime. Ci ho fatto pascolare la vipi su quei prati. A proposito, ce l'hai lì in giro? No. Oggi è in giro per casa. È andato in exploration. Ti è mai saltata sul volante? No, perché il volante non riesco a tenerlo fisso qua. Magari quando finirò il trasloco riuscirò ad avere la postazione fissa, ma adesso... Vabbè, ciao. Adesso è un po' difficile. Le mie chiappe. Le mie chiappe chiedono pietà. Papparapapapa. Vedi, Peps. Basta. Adesso non mi sorpassi più. Posso andare in box adesso, giro di piano. Vabbè. Sempre col traffico in mezzo ai coglioni. Beh, ma è no, destino, ma non so te, ma io facciamo una bella gara con la pioggia, vi va? No no, anche perché sennò metto gli sci sotto al posto delle ruote. Ma no, non è tanto la pioggia, è che la macchina poi va più piano, fa schifo, No, scivola come una brutta signorina. Esatto, dopo ti sembra di andare con macchine depotenziate, diciamo. Esatto, poi ti sembra di Ops, Francia, dov'è la tua ball? No, ma adesso devo riprenderti subito. Ma non ho più carburante, devo andare in box, penso. Perché non riesco. Ce la fai in 6 minuti, Francia? Sì, certo. Ma secondo me gli omini dei box lì mi tengono dentro tanto. Hai disfatto la macchina? No, perché ho finito la benzina. Sì, ma avrà fatto un millesimo in meno, Peps.
Ah, oddio, 2,52. 2,52 in meno. No, ha fatto 2,50, ha fatto 1,07 e 2,52. Tu hai fatto 1,07 e 5,90. Quindi 3 millesimi. Ah, 2. Sì, esatto. No, 3 decimi. Cos'è? Sì, 3 decimi dovrebbe essere. 2 decimi. 3 euro! E non se ne parla più. Ah, vai! E ne arriva un altro di tempo. Ops! Scendiamo a 1,6. Via, fare la pole, via. 1,6, 8, 8, 8, 8. Adesso la faccio, Pep. Sì. Aspetta, che devo un attimino vedere qua. Mi devo mettere tre fattori. Devi parlare con un meccanico. Devo parlare con un meccanico. Ma hai preso tempo nell'ultimo settore, perché nell'ultimo settore ho detto ah, ma qui freno, tanto faccio il tempo migliore lo stesso. Infatti l'ho fatto, poi dopo mi sono passato perché non dovevo frenare. Bello un gioco. No, voglio vedere invece Claudia Schiffer cosa ha fatto. Ma cazzo, Laursen, spostati! È calabrese quello lì. Fox in questo giro. Senti come... sai come uno gli fa due, io faccio due giri veloci a botto. Ah, come ok. Non ho KERS, non ho RS, non ho benzina. Andiamo! Non è. Non basta! France... Devo rischiare un secondo rispetto a Francesco, France... porca miseria! No, no. Cosa mi combini? Che cazzo ti combino? Ciao mi Marco Panzone! Sì, ma sto facendo il giro di prova, per forza, che è lungo. Peps! Sì? C'è Marco che dice se riesce a accettare l'invito alla Lega, anche se non capisco che. Ma no, non posso perché siamo. A parte che ho letto in settimana che ha abbandonato, ho visto la news. E poi no, quando siamo in evento non posso accettare. E devo aspettare il prossimo evento per unirsi. Non ho capito, ma perché? Vabbè. Non lo so, no. L'altro giorno ho aperto F1, ho letto la posta e c'è scritto Maverick lì, come si chiamava, abbandonato la Lega. Maverick Lee. Non sei più Maverick Wayne, sei Maverick Lee. Maverick Lee. È cinese. Dai Mike, dai cazzo! Una via di mezzo. Non va bene quell'ultima curva. Qualcuno mi può leggere la chat, Marco? Dimmi. Puoi leggere la chat, per favore? L'ultimo messaggio, quando è tracciato... Quando il tracciato è rosso, che? Devi frenare. Quando è giallo devi lasciare l'acceleratore e quando è verde accendere. Capito, mai. Buona sapersi. Franceschino non mi ha mai spiegato. Ah, non ci sei arrivato. Colpa mia, è colpa mia. Perché non ti sei spostato, maledetto, 4 gare fa. Maledetto poliziotto. 4 gare fa. Ma tanto io non ho problemi, butto fuori entrambi alla prima curva. Sbaglio sempre sta maledetta curva. Ma qual è quella gomito là, quella. Sì, cazzo. Ah. Sì. A gomitolo. Cioè adesso la sbaglio, prima l'ho fatta bene. Sì, sì. Un altro giro.
Preferisco avere davanti Peps, così almeno non rompe le ali e riusciamo a fare una bella gara. No, beh, dai, ci sta, almeno non c'è nessuno che ti rompe i coglioni. Ma non è detto che poi esageri e mi giri da solo e le rompa io le ali. Anche beh, ma almeno lì si riesce a capire che non è lì. Ah, dai, cioè, nel senso, almeno è una cosa un po' più corretta, perché sono abbastanza... Ah, l'IA è abbastanza... È terribile. Sì, sì. Guarda qua, sta IA qua, cosa fa? Cosa fa, Francia? Cosa fa? Sei tu che sei solo invidioso per l'IA. Vorresti essere la Lausen. Chi è la Lausen? Maria, quella sopra sul podio. Cioè, ho mandato a Mignotte 2 centesimi. Vabbè. Tempo che mi fermo, 0036, sì. Comunque notevoli miglioramenti, oserei dire. Scusatemi, ma sapevo, non ci sta a ste gare, ci dovrebbe essere un moderatore vocale. L'Ofra ha detto che arriva più tardi. Ma che... Ma stai andando, che cazzo. Ti sei ritirato? Che no. Io. Ma sei pazzo. In realtà è l'unico momento che aspettava Pino di finire la gara. Qualifiche complete. Ok, allora fermiamoci che tanto. No, ad ancora tempo rimanente. Penali... Ma vaffanculo! Vaffanculo, vai! Ma vai a cagare, cioè. Mi sei venuto addosso, mi fai perdere le posizioni. L'ho fatto apposta. Ma lo sai come fa sto cazzo di gioco, dai. Che devo fare una sfida corretta con me. No, infatti, una sfida corretta con Pezzo. Oh. C'è l'IA che si sta vendicando, però, Francesco. Ho capito. Oh, ma hai finito di prendere incontro? Praticamente ti hanno distrutto tutto lì. I calabresi, cazzo. Ma ritirati almeno, dai, fammi questa gentilezza. Ci sai, fermo in mezzo alla pista. Oh, okay. Ma che? Oh. Ti danno un'altra penalità dopo. Ma non sto facendo niente. Ma che cosa cazzo fai? Sto andando piano, quegli altri arrivano nel culo. Che non lo sai. Ma perché incidente mortale a quelli completate, ma manco i teppisti, ma che cazzo, li ha reclutati l'Isis, si va piano che mi fa roba, ti conviene mai. Non è l'elicottero dei sanitari, speriamo ti scaricano il cesso in testa. Saniteta, ci sembra di vedere pioggia. Sembra di vedere pioggia tra 15 minuti. L'ho visto dall'inquadratura dall'altro l'incidente, mamma mia che disastro. Ma ho visto la ruota partire, cioè. Secondo me è colpa di Alberto che ha inquadrato. Ma che fai, Mike? Basta, ritirati. Dove vai finché arrivi ai box? Siamo arrivati al Gran Premio di Abu Dhabi noi. Ma dai, ma c'è anche altra gente in pista, tipo Fat Killer. Ma no, ma che Fat Killer in pista? Sono fermo io, Mike, devi fare la regia internazionale che ti viene meglio, lascia stare il volante. Mi hai fatto perdere 5 posizioni. Ciao, Sectorina! Oh cazzo, ma cosa fanno questi? Ma che? Morti! è il The Walking Dead della F1. Morti piloti! Muoviti, mancano... Pirla, vai sti cazzo di box. Tanto mancano 10 secondi. Vabbè, intanto eccomi qua. Sono arrivato. Ma che un minuto e mezzo di sofferenza. Inutile, tra l'altro. Cioè, fosse stato utile. Ma più 10 posti. Ma sei un. Posti. Ma sei un pirla, sei. Oh mio Dio, non ce la faccio. Cioè,
10 chilometri. Ma meno male che qua in Austria sono un missile, però. Cioè, cazzo, una gara che dovevamo partire tutti e tre insieme, godercela. Ma non, è colpa mia, perché lui ha fatto due incidenti e più 10 posti per due incidenti. No, ma mi sei venuto a volte addosso tu e basta. Ho capito, ma perché, scusa, perché io ne ho uno allora? Ma non lo so, mi ha dato l'incidente a me quando non l'ho fatto io, e quello l'ho fatto. Che testa che siete. Vabbè, io non posso gareggiare quello te. Che sia andrà a schiantare sono sempre io. Ma lascia stare che Peps lo prendi subito. No, ti prego, non schiantarti. Non schiantarti, Peps. Quanti cazzo allora, gli giri? 18 giri c'ha sta gara, beh, piccoletta. Piccoletta, sì, piccoletta, e voi state già facendo le strategie finché io vedo lo schermo nero, cioè. No, no, noi basta, ho fatto X, adesso parti subito, un secondo c'hai. La vendetta. Maeta bastarda. Prima di andare in box proprio mi rompo l'alettone davanti per buttarti fuori, Mike. Tanto me lo cambiano. Neanche il tempo di fare una strategia decente, oh. Non ti serve, Mike. Dai che ti vedo là dietro, fai bavo. Già rotto un po' di collisione, avvertimento, benissimo. Ma che è sto? Ma che è? Siamo partiti bene. Ma mi ha girato lì, ma zio Pino. Sì. Poi di che colpa mia, eh? Ma si può! È stata colpa tua, sì, mi hai fatto andare decimo per aver dietro questa gara rincoglionita. Potevi avere un pep performante davanti a te, invece niente. Proprio per forza. Ma qual è performante il pep che sto venendo a prenderti? Vieni, vieni. Incidente più avanti. Giro più veloce Peps, guarda lì come performante. Chi lo prende più? Qua davanti. Oh. Benvenuto chiunque tu sia. No, ma sono folle nella curva, ma che cazzo. Benvenuto, chi ero io, Mike, a folle che sono triggerato. Ma dai. Ma ragazzi, di stai io qua, rompi i coglioni. Non peggiorare la situazione. Ma non si può fare delle gare senza? Ma infatti. Ma perché dai, cioè sono qualifiche praticamente. Ma che cazzo! Ma che sento il pubblico che proprio gioisce finalmente nel vedermi al primo posto. Sento ste palle. In realtà Peps poi è di origine austriaca e quindi è la sua patria. Si scopre che la sua patria sta dando il massimo. Poi bevevo Red Bull qui, quindi sono ancora più tifosi. Dietro. Ma sentito sto scemo. Madonna. Pilota di dietro. Ho già dato 4 secondi e mezzo. Grazie per la donazione, ma non riesco a vedere adesso. Non mi distraete, Mike, che ha delle... Ma Mike, che posto sei? Non ti vedo più terzo. Perché mi sono schiantato contro il culo di Roth. E mi sono spaccato l'alettone. No, non lanciare le dovesse la Mike, si distrae. Io sto per doppiare qualcuno. Chi è l'ultimo posto, Alberto? Vabbè, te pare.
sei il bravo, quando vedi bandiera blu. Madonna, che sofferenza. La cosa dei box mi dice, lo fai sembrare facile. Certo, sono professionista qua. Bello questo passo. Che ti abbiamo detto? Vai, Peps. Grande Alberto, vabbè che diventi invisibile quando ti sto per doppiare. Sì. Poggiamelo pure, allora, tranquillo. La tua sportività. Mamma mia, già mi hai buttato fuori, mi hai fatto perdere 10 posizioni e non mi fai neanche passare, così mi fai contatto. Sei pazzo, vai. Guardalo! Quel figlio di una gran signora prima mi ha buttato fuori. Quindi. Ah, è per quello che gli fai queste mosse? Sono senza alettone, Francesco. Dai, ma cosa cazzo gira, Madonna santa! Ma questi qua inchiodano mai! Lo so, per quello ho perso l'alettone, ma adesso sembra che l'ho perso del tutto sto alettone. Come pioggia tra 10-15 minuti? Facciamo tempo a finire la gara? Sì, secondo me sì. Madonna, ma Pucce, ma quanto mangi? Matt, probabilmente perché non ci ho mai pensato a scriverli. Magari scrivi qualche commento potente, tipo collabora con Mike, che bravo, è potente. Prova a dirglielo. Pronti, vai. Ho provato a scrivergli una volta, deve ancora rispondermi dall'anno scorso. Ma quando gli scrive Mike. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. La nonna l'ha frenata. Come entra il box a questo giro? Ti hanno modificato la strategia. No, mi sa che è quella la strategia, è veramente quella. Anche perché te lo dice, piano B quando cambia. Sì. No, mi sa che ho scelto io quella più corta, me l'ha consigliata lui. Ok, tempo di iniziare a girare. Preferisco così, non ho in mezzo i coglioni. Pilota dietro. 11 secondi, 1,8, la miseria. 12 secondi qua dietro, ci vedrò un po', faccio il pit e ce l'ho ancora, me lo ritrovo dietro se continuo a martellare in questo modo. Sento strana sta macchina, non so cosa. Anche io la sento strana, mi sa che con queste gomme va. Rispetto a prima. Bandiera gialla. Il distacco dalla vettura che ti precede. Non ti convince. 3,3 secondi. Io con quelle gomme qua adesso purtroppo non posso più fare miracoli, però posso finirci la gara. È bellissimo comunque partire in test e non avere avversari dietro davanti le scatole che ti rallentano. Infatti, quello sì. Dobbiamo perdere l'ala. Intanto alla prossima gara facciamo una brutta fine tutti. Perché? Silver, boh, lo dici tu. Difficile. Ma Pepsi in gara, mi chiede Sectorina. Diglielo. Sì, è lì davanti. Tipo a 13 secondi di distacco dal secondo. Sì, ma non devi tirartela più di tanto, Peps, cioè, nel senso. Come è finita la gara prima, Peps?
Io non partecipavo alla gara prima. Ah, no, perché tu guardavi. Esatto. Quando andate i box, maledetto. Sì, infatti. Grande Metz! Sono bello in TV? Primo settore viola, Eps, con gomme. Orbite, no, carica, delle le rosse o le gialle? Gialle. Le medie. Molto bene, signore e signori. Molto bene. Non ho più un cazzo di nessuno davanti, per questo che posso permettermi di farlo. Pilota dietro. 20,4. In che posizione siete, Mike Francesco? C'è il settesimo. Mike? Dietro a Francesco. Mi sento la puzza del sedere. Esatto. Secondo settore perdo sempre qualcosa. Ma sto andando indemoniato, Peps. Non sto andando come te, ma sorpasso continuo. E io ho fatto il pit adesso. Sono contento che tu mi abbia dato questa notizia. E sono ritornato davanti senza avere nessuna rottura di coglioni. Ho preso talmente di quel guadagno. Sono io che prenderò tutti i balordi. Si sente solo click, ah. Click, 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 click. Uè, uè! Maledetta Ia. Attenzione, attenzione. Maledetta poliziotta. Dai, non ti arrabbiare col volante, Francesco. No, okay, no, ti ho sentito sbattere, ho detto vabbè. Ma no, che c'era Mike. Non mi senti a me il volante, che ho il microfono quello vicino alla bocca. Ah, ok, ok. Ma cosa cazzo state facendo? Fa 5 minuti. Ah, non ci credo, mi aspettavo fuori con le gomme, ma porca miseria. Ma cosa cacchio stanno facendo? Potrebbe riaprirsi la gara, attenzione. Io sto guadagnando a manetta, sono settimo. Sono davanti 2 secondi da quella davanti, ma recupero manetta. Guarda, oh. Qua e io e Pep, questa pista qua ci piace. Io sono abituato a giocare a grid, ragazzi, glielo appoggio. Imparare anche qui, mai. Infatti glielo appoggio qua. Esatto.
sparato là e glielo appoggio qua. Ci terei a farvi notare che sto girando senza l'ala davanti praticamente. Ancora? Bandiera gialla, è successo qualcosa. La stronza di DA non ti fa mai passare, nei sorpassi per ti butta fuori, andata a fare in culo. Non è colpa del giro, ma prima o poi arriverà. Fai attenzione. Bravo. Allora. E che? E che? Come si dice a Napoli? Bandiera verde. Peps, basta far giri veloci, bastardo. No, vai Peps, vai. Te la meriti. Il mio giro senza un'ala è 1.10.6.6.1. E beh, ma devi essere bravo con... Con? Sai che c'è gente che inizia a entrare in box, Peps. Ancora non vedo pioggia, vedo solo bastardi davanti a me che con la bandiera blu non si sposta. Non so se avete notato la rimonta da 19° a 6°. Sto doppiando per la seconda volta Alberto. Vabbè, ma Alberto era fuori pista, cioè non è che due momenti fa era tipo lì fermo. Sono secondo, Peps, hai visto, no? Oh, fat killer. A 20° a secondo. Dietro. 31 secondi, ciao Francia. Vabbè, non ti recupererò mai. Posso fare un pit stop e ti sto davanti. Vai, Dio. Quindi se rimani secondo e io rimango primo, ci spruzzeremo al fuoco. Vaffanculo, va. E Mike sarà geloso. Certo, Mike sì. Oh, Dio santissimo. Mike, non essere geloso. No, sono totalmente senza ala perché Sari ha pensato bene che fosse il caso di dare l'ultima botta. Secondo me tu guidi un po' scorretto, io ti ho visto, eh. Ma quale scorretto? Sono uscito fuori! Sei uscito fuori, quindi sei scorretto perché non hai lasciato passare gli altri. Francè, vuoi altri 5 secondi anche nella prossima gara? Vedi, ti meriti questo. Basta che me lo dici. Deve essere una bella gara noi tre davanti. Invece no, infatti. Beh, è stata una bella rimonta per me da 19° a 6°, prima che questi. Che io sbagliassi della verità, non è che. Invece io sono secondo. Sembra Peps. Grazie, ma tu non ti sei schiantato. Pilota dietro. Perché sono bravo, vai. Pilota dietro. Ma cioè, prima quando ti imprecavi non eri tanto bravo. Mi hai buttato fuori, scusa, mi hai fatto l'incidente. Ma che cosa stai dicendo? Guarda qua, cioè non sta in pista, cioè incredibile. Non compriamo una lettura mai. Francia, ma tu giri fai montato le tue gomme. Sì. Previsioni del tempo. È imminente. Sì. Sì, ma tanto tre giri che sto cacchio che vado ai box. Piuttosto rallento. Che stress! Ah, grazie doppiati che mi date il DRS. Anche i doppiati ti danno il DRS. Certo. Se no, ma pensa a chi sta primo. Che c'era comunque i doppiati di rallenta, ma se li becchi dei punti sbagliati il secondo guadagnerebbe un sacco, quello dietro. Beh sì. Curva che odio.
gara che avevo fatto fino adesso, mannaggia alla Lettone. Dai, non mollare. Francia, sai che mi ha detto l'ingegnere? Il pilota dietro gira su tempi leggermente più veloci. Eh sì, Un cazzo di doppiato che non si sposta. Vabbè che diventa invisibile, fa ancora la sportività adesso non passa. Quando sarà la pioggia non arriva mai. Come tempi stiamo lì io e te. Scusate, quali sono i tempi? 1:10. Ma è il mio, se quale pensi che sia? No, perché mi escludi sempre, Francesco. Non capisco, queste discriminazioni, cioè com'è perché sono nero? Già inizia a essere geloso che sta per vedersi quando lo produzzeremo tutto. No, infatti. Cioè com'è perché sono nero? Di la verità. Ce l'ha con te perché non potrai spazzare. No, piove Peps, è quello che sono andato fuori in quella curva là. Certo, lui va in quella curva là, zio cane, senza Lettone sta curva non so, è maledetta. E dai, ma pure. Tu non entri in box a ripararla? Ma cosa devo riparare? Ma a 3 giri dalla fine? Ma ho fatto tanto 25 giri con quella roba lamentata. Infatti, ma non è assolutamente vero, sono 5 giri. Cosa devo fare? Finire l'ultimo e ricordo. Ma se vai in box recuperi quei 5 giri, li 6 giri prima. Tanto devi capire che noi siamo più veloci dell'intelligenza artificiale, basta solo saperli superare. Ecco, ha parlato quello che prima è finito ultimo. Geloso Mike. Sì, è gelosissimo. No, è che adesso mi dai lezioni di guida, Peps. Ma Peps è primo. Io ho fatto un weekend perfetto qui in Austria. E io è la prima volta che guido qui in Austria. Non è sempre la prima volta per te. Vabbè, appunto, perché io non ci ho mai giocato a sto gioco, mentre lui sì. Adesso sono pure bagnato. Ma non siamo stati noi a bagnarti, quindi sei geloso. Diglielo, Francia. Bella mossa. Veramente. Dai, l'ultimo giro, Sì. Dai, allora. Sto come una nonnina, ragazzo, sul cordo all'interno, vediamo che succede. Una nonnina. Ma che posizione sei? 13esimo. Sì. Non viene neanche a punti. Non c'è. Finalmente risupero Mike in classifica. Non c'è? Sì? C'è bisogno che infierisci? No. E io invece rimango saldamente sulla mia posizione. No, non è per dire, ma quei due davanti che si stanno superando adesso erano due Mike, bastardi. Potevi schiantarti, almeno facevi vedere come si guida in questa pista invece. A me dispiace che non ci sei tu a fare la live, Peps, perché così almeno vedevano te finché ti schiantavi in maniera ripetuta. Ma quello è il passato, il Peps è stato strigliato dalla sua scuderia. Sì, passato. Guarda, già Peps primo mi infonde una motivazione che arrivo secondo io. Se Peps non era primo io non ero motivato a passare. Infatti ho visto che prima... mi hai fatto partire decimo, uno mi ha girato, mi ha fatto partire ventesimo e sono riuscito a arrivare secondo. Non c'è la femmina sul podio questo giro, Francia. Facciamo no, il camion, cazzo, il camion, il cazzo di camion all'ultimo giro, dai, vaffanculo, Andiamo a vedere Mike che combina. Sì, dai, andiamo a schernirlo. E ci sta anche Pino che sta chiudendo la gara, grande. Oh, Pino, bravo Pino. Io vado su Pino che sarà più divertente che vedere Mike. Calabresi. No, voglio vedere Mike che fa fatica a girare per la pioggia e per l'ala. Ma ha chiuso già Pino la gara, sì? Manca solo Mike, che l'unico senza bandiera è Mike. Non senza bandiera Mike. Adesso andiamo Mike a Silverstone, andiamo a Silverstone Pino. Ora Silverstone dove il 99% dovrebbe piovere, vedrai ci sarà un sole e un caldo tremendo. Esatto. E quanti meglio lasciar perdere conglomerato. Guardalo lì Peps, si riconosce subito. Mike, fai vedere come ci spruzziamo, non skippare. Ha skippato, Lo so che è geloso. Guarda l'altro com'è depresso che non può essere spruzzato, Francia. Veramente, gli amici che arrivano primo e secondo, cioè questo è proprio un sogno.
amici d'infanzia che hanno girato sempre assieme. Elidon. Hai visto il sorriso falso di quello verde? Che non... Sì, ma infatti. No, non fa neanche vedere i denti perché... Scusate. Per un sorriso falso. Cosa? Ok. Dica. Elidon, io onestamente ero impegnato a guidare, quindi porta pazienza, non rispondo, cioè, un cicenino, sei qua a 5 minuti. Comunque, tutti mi chiedete se ho pensato mai di collaborare con Nu. No, non ho mai pensato di collaborare con Nu, onestamente. Gli manderò una mail? Sì, manda una mail, portalo in live così sconfiggiamo anche lui. Esatto. Cioè, oppure lo tamponiamo, non ma so. Infatti, Sectorina, l'aveva chiesto qualcun altro. Vai, Peps. Marco, non è vero, ma Mike Bagnato mica tanto fortunato. Ma scusa, non c'è anche, non c'è anche Marco a sto giro? Sì, infatti fammi accettare Marco. Request. Vado un attimo in box a vedere come stanno le gomme. Sei in lega, Marco. Mago, porto Red Dead Redemption, bello, online. France, sei a 63 punti, 11 punti davanti. Dai, ti recupero. Marco, lascialo ai box che è meglio, dicono la chat. Chi è? Sectorina. Chi? Sectorina! Fa il bravo. Umi mi dice i miglioramenti sono evidenti, hai visto? Anche senza ala e senza una ruota e senza tutto, giro lo stesso. Danno del bresciano a Fat Killer. È tutto fuorché bresciano. Mike, dici che porteremo Eurotrack, schedulalo, sennò qua ti molestano. Sarebbe bello da portare, ma si diceva che si finiva questa cacchio di campionato. Sì, finiamo la stagione, sì. Poi facciamo un po' di pausa per Eurotrack, mentre ci sarà il mercato. Più che Eurotrack, direi America. America, quello che volete, poi partirà la stagione 2. Se no, facciamo Eurotrack con la Pro Mod, che possiamo andare in Islanda, in Alaska, al nord. Dobbiamo stare in multiplayer. Dovrei scaricarla quella, tra l'altro. Bello. Tu la compri e poi ce la regali a noi, la passi a noi. Bravo, potresti farlo tu, Mike, magari te la passano pure. Vediamo se questo sarà il weekend del riscatto di Mike. Ma io voglio ancora la motivazione di Peps per andare avanti. Io ce l'ho perché devo superarti in classifica. Esatto. La seconda ipotesi. Molto bene. Sole, che bello. Anche perché esce sole. Il DLC del Utah. È uscito. In Scandinavia c'è lo zoo, a posto. Male, Sectorina, male, non si fuma, male. Schermo nero. Ma dipende pure che cosa fuma, Molto bene, Federico, e anche Cobus, mi ero perso. Grazie, Mago, per i Lost, l'ho visto adesso. Madonna, ragazzi, mi sta seguendo Bottas. Bottas. Non Potas, francese. Bottas. Allora non puoi fare brutta figura mai. Bottas è quello della Mercedes. Ti segue, wow. Hai visto? Sono un futuro campione della McLaren io. Mercedes McLaren. Era nel 2000 quando seguivo la Formula 1. Erano insieme. Magari tornerà di nuovo. Però Mercedes fornirà il motore alla McLaren. Quindi sarà Mercedes McLaren. Come era una volta in teoria? No, McLaren Mercedes. Ah, è vero, era il contrario. Tipo in Estonia. Siete usciti voi pericoli che devo girare da solo, tranquillo qua. No, aspetto te. Guarda, c'è la safety car qua. Noi ci aspettava te, Peps, per no, uscire. Io ne voglio rompiscato le attorno. Ma io non me la ricordo così bene, se l'hai visto. Mike è esperto perché l'ha fatta a grid 300 volte. No, anch'io l'ho fatta a grid 300 volte, ma è una pista strana. Sì, Alberto ci da lì dentro, Cacchio. Sì, è successo? Mille! Grazie per i mille, madonna, mi stavo schiantando per i mille. Chi è stato? Dude, Stefano. Soldati. Chi sei? Sei il nuovo Garibaldi, che è successo? Sì. Deve essere a Bergamo per
ti è andato le truppe, Mike, che è successo? Esatto. Fammi concentrare adesso. Allora, me ne basta 500 per batterti. Ah, ecco cosa è successo, ti è andato 1000 cavalli con la speranza di farti arrivare più su, ma non ce la farai lo stesso. Esatto, ma com'è che cazzo hai mangiato a cena? Aglio? Vedi, puzza l'alito, dici solo cavolate. Tu parti dal presupposto che i bookmakers pagano meno, io e Francia che ci spruzziamo su questa pista, quindi... Ah, infatti. Pino! Ehi! Scusami! No, in curva adesso! Ah no, non è, ah, è Maverick! Vai, vai! Grazie, bello! Non c'è il volante che si sposta, c'è la scrivania che si sposta! Cervo? Sentite casino? No! Oh, vabbè. Non ah, particolarmente. Okay. Lui credo che abbia la spagna. Ok, Mike si deve ricordare di quella curva brutta. Qual è la curva brutta? Quella là. Diccelo Mike, diccelo. Mai quando finisce sta gara, sembra che ci siano più per questo è bastarda Silverstone, sembra che sei lì invece c'hai 2-3 S subito dopo. Chi è che va per i campi? Da quel merda che ho sentito, secondo te? Cioè? Ho sbagliato una curva. Madonna santa, mi sono deconcentrato a leggere che Maverick è stato irradiato. Sì, irradiato proprio, questo cazzo di volante, non andiamo a fare in culo. Una volta questo era un canale family friendly. Prendi il family. Una famiglia amichevole era più. Ma sti bot di merda che escono dal box e si mettono davanti a uno che sta tutto spallato. Ma spostate box in questo giro. Box in questo giro. Mannaggia me. Peps. Sì, sto arrivando. Faccio passare, sto entrando in box. No, nel senso sto arrivando in classifica, Piccio Banana. Ah, ok. Occhio che questa pit lane è davvero lenta, 60 km orari, quindi le penalità sono dietro l'angolo. Morto. Boh. Maverick. Sì. Maverick si è già ritirato prima. No, ma in chat a Discord. Ma cazzo di morire.
maledetto Peps. Hai sbattuto il mio microfono sul volante. Oh, non mi faccio più fregare da Mike senza nome adesso, eh. Stagli lontano, guardalo dalla chat. Quando lui è fuori, tu stai dentro. Quando lui è dentro, tu stai fuori. Guarda avanti il Pino, voglio vedere la sua guida. Tra l'altro lo puoi vedere dai tempi, no? Forse lo puoi vedere la telecamera. Vai in telecronaca, vedi dov'è, se vedi che tipo... Metà pista tu è. Esci, c'è detto. No, io sono in pista, sto ricaricando... Cosa dice? Madonna, ho perso l'ultimo pezzo. Sì. Alberto ha cercato di prendermi, ma non apposta, eh. No, no, no. Che palle. Assolutamente no. No, perché ho visto che stavi rientrando. E gli do, ma che problemi c'hai, ragazzo? Cioè, o non ci senti quando ti rispondo, porta pazienza, visto che ti ho già risposto prima e ti ho detto, se non sbaglio, il fatto che mi faccio qualche domanda se uno come New con 300.000 iscritti voglia fare una collaborazione con me fino a 10.000. Faccio uno più uno e mi faccio una domanda, ok? E poi se sto guidando è un po' difficile. Qualche altro giorno, se vieni qua in live, ti ritrovi magari un qualche moderatore che mi ripete, mi legge quello che c'è finché sto giocando a Formula 1. Perché se giochiamo a qualcos'altro molto più tranquillo, non c'è nessun problema, capisci? Ti rispondo tranquillamente. Quindi... Dai, fai il bravo, non mi far arrabbiare Mike, che poi ci sbatte contro. Ma no, non è che... Cioè, però... Ma sto qua, poi, cioè, mica, so, mica sotto fratello, cioè... Gli hai già risposto un paio di volte. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. Non ho detto Calabrese, devo mettermi davanti a te. Mike, vedrai che per la stagione 2 di Formula 1 metteremo su un gran bel rooster. Andremo in giro a scovare gente che vuole giocare. Esatto. Streamer, non streamer, truffatori, ladri, delinquenti. Basta che siano veloci. Esatto. Ricettato per Ma stai parlando di Red Dead Redemption o stai parlando di... No, dai, Formula 1. Perché devono essere esatto. Ladri, cavalcatori, pistoleri? Perché sicuramente non terranno i binari come l'intelligenza artificiale, quindi ci sarà qualche opportunità in più. Ma più che altro, no, porta pazienza, Sectorina, non è che sono cattivo, è che... Cioè, io rispondo, però se sono lì che sto guidando come un pazzo... Ma poi hai già risposto, quindi va bene. Viva chi vuoi, Matt, non ti preoccupare. Ancora non me la ricordo sta pista dell'Inghilterra. Beh, ma non te la ricorderai, la finirai e non te la ricorderai lo stesso, cioè, non è che... Se vuoi imparare la Francia, metti un sacco di benzina, metti le gomme. Oh, questa sera? Marco! Marco. No, perché ci sono due punti che sono simili. Marco, che è quello dell'arrivo e l'altro coso. Vero. L'ho detto prima, Francesco, sì, è quello. Io credo in me stesso, Matt. Anche perché io sono qua. Guidando è un parolone, mi dicono. Grazie, grazie, so che sono bellissima, lo so. Domani mi faccio la barba per te. Per registrare ancora Planet Zoo. 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 Anche perché c'è Planet Zoo più avanti. Giovedì c'è la live di Planet Zoo. È Leviosa, non Leviosa. Cosa sei, Hermione Granger? Ti chiamo Hermione, ti chiamo. Io sono Peps senza nome. Senza nome? Ma infatti dovremmo adeguarci i nick su Steam. Io da fra un po' metterò Peps senza nome, cioè fra un po'. Sento parte di questa famiglia. Ormai siamo una famiglia. Io l'ho fatto la famiglia, ce l'ho detto che siamo una famiglia. Sì. Siamo una famiglia.
come vogliamo. Voglio vedere anche France o Fat Killer senza nome. Fat Killer senza nome. Pino senza nome. Pino, hai visto che oggi è uscito un video in tuo onore? Certo, infatti volevo anche dirti. Siamo dentro Pino, insomma. Infatti il titolo magari non era proprio, però... No, non era nel titolo, era proprio quando stava parlando, stava presentando il gioco. Perfetto. All'inizio detto, forse. Sì, ho detto, va bene. All'inizio però sono forse, stato... che la parte okay. Che si è perso praticamente Francesco per quello. Sono esatto. Stato... Non si è visto tutto il video, tranne l'inizio, secondo me. Ah, io solo ho visto l'inizio, poi non mi sono più ricordato niente. Sono stato contento che hai presentato la mia vita, praticamente. Vedete, lui aveva tanti omuncoli che vivevano su un albero. Ah sì, tra i pini. State buoni che non mi fate fare il tempo. Adesso inizio il mio di tempo, e sarà bellissimo. Ormai che non so se riesci a raggiungere. Guardalo! Bam! Eccolo, Mike è fuori dei giochi. Wow. Ma io non riesco a capire perché non riesco a fare i tempi. Vabbè, o che sbaglio a cambiare marcia. A fare le curve? No, beh, adesso tutto sommato. Guffata, infatti. Il tempone, grazie Sectorina, grazie. Vogliamo vederci sta macchina rosa? Ormai è una guerra tra me e Peps, ma guerra amichevole, nel senso, cioè, siamo contenti di essere fianco a fianco. Ma sono due decimi in ritardo su questo giro di merda. Stai andando così piano, Peps. Francesco, tu accompagni Pino? Sì. Yeah. Mi metto pressione come un vero avversario. Dai, vagli addosso, vagli addosso. Pino, frena Pino, frena. Schiantalo, così finisce in quintesima posizione ancora una volta. Adesso posso rispondere alle domande, giustamente. Allora, ma che 13 messaggi. Bestia. Eliminati. Francesco, volevo vedere una... Aspetta, se vuoi passarmi avanti vai, perché... No, oh, sì. Lo stai facendo emozionare. Esatto. Eccolo, no, qua. Mi mette ansia averlo dietro. Venus, ragazzi, la macchina di Francè, i depilatori migliori che ci siano. Esatto, la mia. Guarda come va cattivo nei box. E non so, ma c'erano i 60, banana. E mi ha dato l'avvertimento, infatti, ma non so dove era. E appena in gara avresti preso 5 secondi. Sì, cioè, diciamo che non ho visto la linea io. Non so dove era la linea dei 60. Appena entri, è dritta davanti a te. Mi sa che io pensavo fosse più avanti, non sì. C'è molto caso. Ma io ormai sono già molto contento di avermi posizione. Io sono agnostico. Ok? Sono agnostico. In pochi sanno cosa vuol dire che cos'è agnostico. È per quello, sto cercando di acculturare chi mi sta seguendo. Ah, ok. A parte questo, voglio fare una collaborazione con New. Adesso con New. Con sì, magari uno Newgan. Ma sai che bello. Su Red Dead Online. Prendo New, lo metto sul cavallo e ci collaboro su. Potrebbe essere una cosa carina, perché magari lui ha un sacco di follower, quindi ci trova altri 18 stronzi e facciamo una lega tutta umani. Sai che bello. Ma non è un'idea idiota, eh? Cioè, sai che le idee. No, si parte infatti. Da idee idiote. Adesso voi vi siete mai chiesti perché vediamo sempre la foto di Einstein quando aveva 60 anni? Cioè, se io vi faccio vedere una foto di Einstein quando aveva 20 anni, chi lo riconosce? No, assolutamente. Nessuno, perché che cazzo è sto qua? Se poi magari Einstein fate... a 60 anni, genius. Voi due fate la live in squad, così la gente sceglie le telecamere ed è tutto figo. E sai, vuoi mettere 20 persone umane qui a sfanculettare. Ovviamente, magari non c'è il vocale. Esatto, non tutti in vocale. Magari tipo tu sulla tua live ci siamo noi 4-5. Sulla sua live ci avrai i suoi 3-4 amici. Sì, gli altri corrono e pazienza. Però sarebbe una cosa davvero, davvero figa. E in quel caso lì il campionato non lo possiamo fare su accordi, ma metteremo delle date. Quindi. Sì,
poi facciamo le squadre, no? Tipo 4 in chat sono in squadra. Sì. Allora, Francesco, siamo in squadra e Mike è il pilota di riserva, il collaudatore. No, il collaudatore che va piano. È possibile giocare con te a RDR? Guarda, ci manca un settimo. Ci manca il verme, c'era una canzone. No, il verme ce l'abbiamo. Non dirgli così. Vieni a pescare con noi, ci manca il verme. Ok, stiamo andando per entrare in box, non è interessante. Maverick Wayne non ci piace perché non c'è. Mike, se vuoi posso preparare la macchina, mettere poca benzina e, e fare un giro veloce in diretta. Non ce ne frega niente. Perché guardiamo il profilo di Mike? Che cacchio stiamo guardando? Il profilo di Mike, sul serio. No, io sto aspettando che finisca, tanto è finita adesso. Prendo il controllo, non voglio prendere il controllo di statizia. Finita la qualifica. Possiamo sapere, direttore di gara, come siamo andati? Finito. Incidenti. Mike senza nome, attraversata la linea bianca della box, danno fatale. 3 secondi e mezzo dietro? Sì, non so come mai, ma non ho girato bene. Però il tuo tempo è bello. Quindi allora, diciamo che potrei fare anche 1.32 se mi fossi impegnato. Però, però è alto comunque. Ma perché questa pista ci devi girare? Ah, te l'ho detto, non ma come si fa a mettere l'interfaccia? Ah, eccolo qua. Ci ho girato forse 10 volte in tutta la mia vita. Da l'Austria in poi. Ma dai, siamo tutti a 1.33, dai, non è male. Adesso io ho paura nella frenata. Aveva mai che sesto, tra l'altro. Vabbè, ma quei 4 lì li supero subito, Francesco, non ti preoccupare. No, io ho paura quel supero subito, quello. Prima di metà dicembre non entri in Italia. Dove sei? Mettiamoci d'accordo, Peps. Io e te facciamo la gara. Io me ne scappo subito. Parto con tutto le cose al massimo per staccarmi. Ragazzi, bravo, ragazzi, la Max. Ragazzi. Ok, grazie. Allora. Parapapapa, I'm loving it. Ah, questo serviva a fare il silenzio? Sì, volevo il silenzio perché basta, adesso non facciamo più silenzio. No, era perché mi piace. Ah, vivi in Estonia? E che, devi giocare dall'Italia per forza, Red Dead? Non puoi giocare in Estonia? Ma sta iniziando la gara? No. No, no, no. Sei tu che non Oh, oh, ci sono le nuvole, attenzione. C'è un po' le nuvole qua, eh. Hai. Mike? Oh! Ma ci mette tanto a caricare ogni volta, Mike. A parte che Mike ci... sì, adesso sta caricando. Ma ragazzi, ma no, in gioco. No, infatti. Mike. Sì che... oh! Non lo sentiamo più. No. Se... lui parla, ma non lo sentiamo. Pronto? Ma io non lo vedo parlare. No, ha detto ciao, non lo sentiamo. Sì, esatto, non lo sentiamo più. 3-4 secondi fa ha guardato il cielo. Lascia stare, ignoralo. Adesso è tipo perplesso. Ha detto tipo una cosa, ce la facciamo, non lo so. Non lo so, Mike, ti sentiamo? Meglio. Se ne sta sbattendo altamente. Non ti sentiamo. Ditegli che non lo sentiamo perché non so se pirla si è buttato su Discord, non lo so cosa ha fatto. Ma va farsi manco loro, ci sentono a noi, Banane. Oh, ti sento. Avete notato che è nuvoloso, sì? E infatti te lo volevamo dire, però ti sono scordato. Ma porca la... Hi Peps. Virtual safety car safety in uso, car. Rallenta e mantieni positivo il delta. Virtual safety car in uso. Chi si è schiantato? Io, contro, indovina contro chi? Contro chi? Calabresi. Contro... ma sei tu che c'è un pericolo in frenata, eh. Ascoltami, Francesco, lascia stare. Lascia stare che mi sta giocando gli zebedei. Guardate i maxi schermi a sinistra, fanno vedere la vostra macchina se ci fate caso. Ah sì. Dai Pep, siamo ancora qua belli vicini, no? C'è il Delta.
Madonna santa! Il segnale è disturbato, ripeti. Sì, Madonna santa ho detto. Ma ti sei rotto qualcosa tu, vai? Sì. Andare in box. Mi sono rotto qualcosa. Ma riesci a fare la gara, no? Nel senso, se ti riparti o no? Infatti sto andando ai box. Ma no! Oh, ma che cazzo di macchina! Grazie! Ti ha staccato il culetto? No, nessuno, è che la scia, la tua scia probabilmente mi ha fatto perdere trazione. Non ha più preso la macchina. Non teneva più la strada. Adesso non riesce neanche più a andare. Che cazzo c'ha? Pensavo che ti avessero toccato il culetto, Leia. Molestatori che non sono altri. Oh, magari l'hanno toccato, non lo so, sinceramente. Cazzo, ignorate, per favore. Ma che cazzo, ogni volta però spiegare così. Previsioni del tempo. Che rottura di cazzo. Mike, non è prevista pioggia ancora. Molto bene. Quindi la tua strategia li butto tutti fuori non va a funzionare. Vai. Mi piacciono 40 secondi ai pit. Brad Pitt. C'è la penalità? È ovvio, per grave collisione. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. La mia che macchina ridi, a un certo punto ridi. A un certo punto giravo, continuava a sbandare. Ma anche adesso non tiene come prima, che cazzo c'ha? Ah, ok, allora non sono l'unico. Ma non capisco. Ma sta piovendo, ma vaffanculo, ecco ma perché. Ma sta piovendo. Ma sì che sta piovendo, ecco perché non teneva bene. Ma mi ha detto che non è prevista pioggia. Ma c'ho le goccioline sulla telecamera. Ma previsioni del tempo. Per il momento non è prevista pioggia. Ma che continua a sgommare sta cazzo di macchina? E anche le mie gomme sembrano leggermente, come dire, sì, scivolano come un dice. Le vostre posizioni? Ultimo. Che combinato, Fraggio? Mi è girata così, a fare una curva, ma anche veloce. Ah, quindi da quella roba lì è partita su tre posizioni? Eh sì. Ma qui la macchina non tiene come prima, non so che cazzo è successo. Non c'ho rotto. C'è umido. Santo Dio. Di gara hanno autorizzato l'uso degli RS. Grazie poco anche. Disponibile da adesso. Ragazzi, non vi preoccupate che appena finisco questo giro mi metto a bannare la chat, non c'è problema. Continuate pure a fare i bimbo. Mike, quante persone ci sono che mi molestano? Ma una di sicuro. Non ci sono. Fatalità quando non ci stanno i moderatori. Non sento bene per no, che non sento. Cosa dite? Non ti ho sentito per 15 secondi tipo. Hai parlato ma non ti ho sentito. Fino. Mi sento Mike ogni tanto che fa dei versi, però non capisco. Ma non ci sei tu che perdi o linea o non so cosa succede. Non so se sono io o sei tu. Ma la sei, noi ci sentiamo bene, France? Allora adesso ho sentito una frase con più sensata da mai. Prima sentivo alto. E noi ti sentivamo così. È perché in realtà io parlavo così, sai. Esatto. Gli sta venendo un ictus alla guida, attenzione. Thank you.
Oh, mi hanno detto che le analisi sulle gomme sono positive. Hanno superato i test. Attenzione. Sì, adesso può. Ma adesso hanno superato i test. Che le stai usando da 5 giri ormai? Sono le ho trattate per bene, quindi mi ha detto posticipiamo la finestra dei. Prendi le strategie, tanto voi lottate per la gloria. Sì, ma che cavolo, c'è sta cazzo di cosa che mi fa girare la macchina così, dai. Ma France, io ho combattuto, vedi questa live? Io ho combattuto con gli A, cioè a sportellate, e non mi hanno fatto girare la macchina. Sei tu che sei un po' una femminuccia in pista, eh? Non no, toccarmi, mia... non toccarmi, oddio, mi hai toccato, appena ti tocca, bam, muori. Non mi ha toccato, non mi ha toccato nessuno, ho detto. È che probabilmente c'era bam, un po' toccarmi. Di cazzo di acqua. Ma che... No, allora. Oh, ma che aggressivo su te. Non toccarmi. Ah, cagare, va. Il calcio buttalo fuori. Sì, se ce lo vedo lo butto fuori. Sono io che ti butto fuori. Non faccio vederlo, sei dietro. Che pilota davanti. Ogni 2x3 c'è qualcosa, c'è una cazzo di gara con l'IA e... L'ultimo giro è stato... Dai, regalateci una safety car. Se non è l'IA è sta cazzo di pioggia che ti fa slittare quella volta e ti butta fuori, dai. Non è possibile. Ci sono un sacco di raggi UV con questo nuvoloso. Mettiamo gli occhiali gialli. Mi metto gli occhiali quelli della sci. Mi metto gli occhiali per vedere la pista. Ops, per tutto bloccaggio, ahia. Il distacco dalla vettura davanti. Pilota dietro. 25,0. Pilota secondi. Dietro. Ma come cazzo è successo? Madonna, ecco perché era per la peranità. Vabbè, veramente sto giocando per la gloria. Beh, anche io, va. Non so cosa ho preso. Buonanotte a chi va? No, adesso sul serio, domani metto lì e mando la mela nu. Sì, la spiegherà bene Mike, così magari veramente riusciamo a creare su un bel evento fighissimo. Fagli vedere un po' di highlights di quelli belli. Ci invitiamo anche quel tale Ale. Digli che c'è un pro là davanti che sta guadagnando costanza nei suoi giri e non vede l'ora di sfidarmi. Beh, se consideri che io la prima volta che gioco, Peps, dai, non sto andando male. No, Mike, no. Prosciutto. Mi piacerebbe anche farmi la carriera, capito? Nell'email gli alleghiamo anche una foto della mia postazione, così facciamo vedere che qua c'è gente seria. Esatto, sì. Gli faccio anche guardare la mia con la scrivania dietro per bloccargli la sedia. No, 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 gli mandiamo solo la mia e basta. Così dice, cazzo, questo è sul serio. Sì, peccato no, che okay. Sei tu e non sono io, cioè, nel senso... Vabbè, facciamo finta che è la tua, dopo io magari gioco il goal controller magari. Io ho avuto l'Xbox, caro, ma la 360, poi ho rinunciato, vaffanculo. Io sono ai box, amici rivali. Ma che ce vado io ai box? Ma che ce vado? Sto montando dei cingoli. O comunque ci stanno le ali di tutte le scuderie messe in vista. Per voi che le cambierete. Previsioni. Chiedigli le previsioni, Pepsi, che io non sono capace. Previsione del tempo. Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Come sereno. Sereno, le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. È perché non ha mai provato quelle da bagnato. Cosa vuol dire? Mamma mia. Esatto ragazzi, fate finta che sono davanti, fate finta che sono primo. Mamma mia, com'è potente Mike. No, è che mi hanno detto quando gira da solo gira bene. C'è un Maverick, way. Ma così si dice. Yeah.
Ma anche lui è nel pozzo di Pepsi. E io ho fatto il pit, loro ancora non sono entrati. Sì, ma sto dicendo perché tipo lo sento a scatti anche lui. Pilota davanti. Monta gomme morbide usate. Le sue gomme sono state montate 6 giri fa. L'ultimo giro è stato 1.43,4. Stai guadagnando più di 5 secondi a giro. Continua. Dai, vai a piovere, così entro a cambiare le gomme. Non ti conviene sentire quello che ho appena sentito io, Francesco? Nessuna pioggia prevista, mi dispiace. Non ti conviene ascoltare quello che ho appena sentito io dai box. Alberto e Maverick che fanno botte. Cosa hai sentito mai? Non te lo posso dire. La pioggia. Esatto. Meno male che era invisibile Alberto, altrimenti mi rovinavi tutta la gara. Adesso sono 12esimo, non ho ancora fatto l'ora di pista. Oh, ma che... Visto Pitobino. Tutto scatti. Perché va tutto scatti? L'audio. Ma può essere il Discord che lagga, eh? Assolutamente. Visto che non sto perdendo pacchetti per strada. Che pacchetti di sigarette? Andate tutti ai pitch! Perché? Arriva la pioggia. Esatto, è quello che mi ha detto. Previsioni del tempo. Ma vai a fanculo! Ma è tutto stabile, ancora niente pioggia. Abbiamo meteorologi diversi qua. Ma secondo me pioverà. Ma dov'è la pista? Io mi sa che sto correndo in un'altra Gran Bretagna. Esatto, quella parallela. Basta, ci altro rinuncio. Universo. Il multiverso F1. Esatto, tu vedi il sole. Ah, è coperto, dà anche un sacco fastidio sta nuvola, però la pioggia non si vede manco morto. D'accordo, rientri ai manco box alla fine di questo giro. Ah, mi era a piovere, raga. Vedi, dice oh, come madre. Abbiamo sentito nitido. Eh? Ti sentiamo benissimo a sto giro. Ho cambiato microfono. A parte Finca. Che mi è imploso il computer. Ah, ho staccato il coso dalla scrivania. Chiamata blu. Lì è qualità da pro che ha adesso. Vabbè, non ce l'ha solo Mike, i microfoni buoni. No, ma zio pera. Che cazzo di IA. Dillo a me. Adesso c'è il lavalier. Vai ora. Altri 40 secondi. Ma quanto ci metto? Ma che è masso, madonna. Allora, l'Xbox è potente, assolutamente, però non so se dovessi prendere adesso se prendere l'Xbox, onestamente. Beh, non di certo per Death Stranding, ok? L'Xbox per Death Stranding, no. No, dico... Non so se prenderei l'Xbox adesso e non dico, appunto, che prenderei la PlayStation per Death Stranding. Cazzo, Francesco, non era così complicata. Esatto. Oh, Alberto, guarda lì come entra nel mio corpo. Pilota davanti. Che brutta immagine che mi hai dato, Francesco. Dopo l'episodio davanti. Dentro Pino. Dopo l'episodio di oggi dentro Pino. Esatto, c'è anche era chi questo nel suo corpo. Pilota davanti. Ma cosa è successo? Come sono finito io qua dietro? Non mi ricordo. Ah, perché quel deficiente mi ha spaccato l'ala lì, cioè io, cioè vabbè, c'è anche capito. Abbiamo carburante sulle posizioni vostre. 12esimo.
Io ero dietro Francia e poi ho perso il controllo in una curva. Quindi il più alto è Francia, a 12°. Poi ho perso il controllo in curva e mi sono schiantato. È ancora box e quindi ciupa. Sì, ma anch'io mi sono girato. Sta maledetta IA non fa mai passare, poi ti viene addosso. Adesso lo trovo il momento giusto. No, ma nei curvoni veloci, quelli là, nella finta partenza. Che sta mangiando il microfono? Questo è Marco. Io non mangio niente, vuole piccolo. No, lo sento anch'io. Bandiera blu. Ho spostato. Dai, passa. Ah, ma sei doppiato, tranquillo. Grazie, ma hai detto bandiera blu, cioè mi sposto. No, ma sei invisibile, non mi rovinavi la gara. Allora perché sei andato fuori pista? Sì, ma il primo dove minchia sta, perché? Ma zio Pino, 5 secondi di penalità di box per essere andato dentro 62 all'ora. Non capisco il primo come mai non ha fatto ancora pitto, se l'ha fatto così veloce. Dove minchia sei? Vabbè, io tanto... Ma come ci siamo per la gloria, Francesco. Ma come gomme dure, pensavo di aver messo su morto, ma mai, non lo sapevo. Bella strategia, eh? Fanno così tutte le gare, cioè... Quarto secondo, mi colpisce addosso, decimo, ventesimo. Quarto secondo, mi si gira perché fanno due goccioline. Allora, spiegami per quale motivo secondo te sarebbe ancora migliore avere tipo 12-18 persone. Ma queste qua degli IA sono terribili. Quello è probabile, non è detto, ma è probabile. Io li picchio per bene e mi trattano con rispetto. È meglio fare una gara con l'IA, ma meno IA, non 20. Oh, è entrato in box finalmente quel pirla. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela. Ho fatto preoccupare tutta la gara. Ero lì praticamente su una curva che era veloce e quasi, cioè, o abbassi l'acceleratore, così l'ho abbassato, beh, si è girato comunque, ma proprio mai. Sulle curve veloci sono andato dritto. E poi sono scese le goccioline, no? Fanculo, cioè. Ho avuto fortuna non ho perso una ruota. Sì, e anch'io ho avuto fortuna che non mi sono schiantato. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. E comunque online di Formula 1 2019 continua il pessimo, eh. Questa è una costante di roba che continuate a dire. Per me è giocare i vecchi con l'IA vecchia. È 33,9 secondi. Io odio comunque le piste cittadine. Non è cittadina. No, le piste cittadine, infatti non mica sto dicendo che è cittadina, zio, lo capisco anch'io che non è cittadina. È perché hai detto da scritto in chat. No, perché sto pensando alle piste cittadine, Baku e via dicendo. Baku, Monaco, non so se c'è un'altra, forse no. Non lo so. C'è Sydney, vaffanculo. No, non è cittadina Melbourne. No, c'è un'altra. Dimmi se stai bene. Cosa è successo, Mike? Visto una ruota che presumo partiva. Che tu sia, sì. Presumo che tu sia da telefono. Se tu sull'applicazione di Twitch metti la modalità in modalità desktop sotto la live, oppure vai direttamente a Chrome, vedi direttamente il calendario della settimana. Ci sono gli orari con tanto di countdown. A parte quello, sul canale YouTube metto sulla scheda community, sul canale di Telegram, nella storia di YouTube, nella storia di Instagram, metto praticamente dappertutto il calendario della settimana, tipo al lunedì o alla domenica. Quindi c'è anche Singapore, mi dicono. Ah, giusto, Singapore è cittadina, ma è bella. È lunghissima, tipo un giro dura quasi 2 minuti, ma è molto bella. Tagli le curve, è una bellezza. Sono quasi tutte a 45 gradi. Le curve sono le più belle.
Ho messo sulle gomme dure e faccio i tempi più belli che le gomme super morbide. Questo infatti mi sa che Singapore è alle porte, non so. Non mi ricordo la pista che c'è dopo, forse la Germania c'è dopo. Adesso ragazzi, perché vogliamo essere... Sì, la pista migliore è Canada, ovviamente, dove sono andato potentissimo. Ciao GameStation, ciao! Ciao Marchisio, hello! Karma. Mi sa che c'è il sorpasso grazie nei confronti di Franceschiello. Come sorpasso? Sì, è punteggio, a livello di classifica. Noi nel frattempo guardiamo Pino che sta guidando. No, non è che può darsi, era 11 punti, io ne faccio 25, non si è andato a punti sicuro. Sì, beh, ma tanto volevo schiantarmi, perché sono 18esimo. Non sono riuscito a non schiantarmi. Sta entrando la costanza, sta entrando. Meno male. A me ce l'avevo, no, la carissimo, costanza. No, carissimo, siamo su computer. Tutti su computer. Questo maledetto volante lo faranno un giorno con il feedback sull'acceleratore e la trazione. E stiamo cercando gente potente su computer con cui gareggiare. È un bel gioco. Che riesca a finire la gara. Non so se console e PC possano fare insieme, ma magari proviamo. No, in teoria non c'è il cross platform. Cioè, se lui trova la Lega significa che c'è, ma a quanto pare credo non riuscirà a trovarla. Teoricamente non c'è. Ma basta che cerchi la Lega senza nome. Tu cerca solo senza nome e basta. Però mi hanno abbassato ancora i volumi della chat. Quindi non spruzza nessuno a questo giro? No, assolutamente. Spruzzati da solo. Questo, esatto. Speriamo che c'è la signorina sul podio. No, non c'è. C'è sempre quello verde che è triste. Ah, c'è anche Hamilton da giovane. Hamilton. Sì, con chi? Con chi devo fare la collaborazione? Scusami, conglomerato. Con Street Labs? Diamogli la soddisfazione a Pepsi di spruzzarci un po'. E noi siamo lì sotto che lo guardiamo, eh. Ma scusa, il conglomerato ha cambiato anno? Cioè, è diventato più giovane di 2 anni? Griglia una, soste una. Andiamo da Mike. Dove è Mike? Ah, 2 soste. Ops, sono salito quarto in classifica. Ottavo, poi c'è Francesco. 1.35. Dodicesimo. Dodicesimo, ritirato. No, in classifica generale. Punteggio. No, 63-78. C'è Lucas Roth, che è proprio un altro pianeta. Quasi il doppio dei punti. Mi sa che si porterà a casa il campionato. Sì, è Roth in cool quello lì. Finché Mary Lawson è quella donna che sta mancando il podio da 2 gare. Pare. Strano, da quando ci siamo spruzzata noi. Troppo, è stata spruzzata troppo, ha detto basta. Sì, ha detto basta. Andiamo in Germania? No, no, cioè dopo queste... Psicologicamente non posso più sopportare una cosa del genere. Germania io l'ho fatto una volta in vita mia con la tastiera, ve lo dico e basta. Io manco quella. Sto, giuro. Sono salito di posizione, credo, perché c'è un simbolo rosso. Non è positivo, vero? No. C'è Marchisio che ha inviato la richiesta alla Lega? Beh, penso di sì. Andiamo. Grr Marco. Oh, dimmi. Eccolo, Grr Marco. Si chiama Grr Marco. Ah, si chiama così. Un nuovo kamikaze tra di voi. Fantastico, mi piace. Sectorina ci crede. Va bene, ce lo tagliamo qua. Ma è presto. Aspetta. Ma non è tanto il presto. Dopo 2 gare che mi si gira la macchina o mi buttano fuori. Chissà cos'altro gira. Esatto. Queste sono piste da scoprire per tutti. Da ora in poi io conosco solo Singapore. Cos'è l'indice di presenza? La presenza dei piloti in pista. Indice di presenza S. Cosa vuol dire S? Stupido? Siamo tutti forse stupri. Che sarei stato superiore, boh, eri sempre presente a tutte le gare? Dove lo vedi queste cose? Non a so, me è
esatto, nella classifica. Tra l'altro Grmarco è livello 15, è più alto di tutti online, quindi ci ha giocato e secondo me ci fa il culettin. Quanti? Vabbè. Andrea Maga ci dice fatene un'altra. Vorrei andare in Germania. Andiamo in Germania. Vediamo se mettono pronto i signori. Alberto e Marco sono in sessione, li vedo. Ma sei pazzo? Sì, non ma questa so. Devo... Adesso se arrivo secondo e tu primo, cioè anche in gara voglio far così. Quasi quasi andrei a squagliare una capra. Devi stare concentrato. Io sono concentrato, ma se si gira così a cazzo, che cazzo devo farci? Andiamo a squagliare le capre, Mike. Siete pronti qua. Grr Marco. C'è anche Grr Marco, ma ci sono curioso di vedere Grr Marco che sarà un pro, ci farà il bius a tutti. Ci farà il grr a tutti. Il grr a tutti, esatto. Oppure saremo io e lui prima e seconda e ci spruzzeremo. Ma stai zitto, Pep, se tu hai uno davanti lì ti perdi, ok? Esatto. Perché, perché sei partito volta. Primo. Ah, Mike, facciamo la tecnica di andargli addosso, così fa più 5 posizioni. Bastardi. Non la conosco la Germania, so che è una pista bastarda. E io un pochino sì la conosco, però... Si può rapinare una banca, mi dicono. No, non si può rapinare. Però si può rubare il treno, ecco, quello l'abbiamo fatto. Ecco, l'abbiamo riparare, riparare la banca è un po' un problema, ma... Riparare, sì, ok. Rapinare, quello che è. Ormai c'è il culo... Mike, tra l'altro la prossima live quadrato. Dovremmo avere delle belle piste. Ungheria dovrebbe esserci. Madonna, forse Ungheria. Spine, forse Monza. Oh, tutte Madonna, piste Monza. Che conosco adesso. Ecco, vabbè, Monza sì, la conosco. Anch'io anche Spa, ecco, Spa e Monza. Spa, Monza, Ungheria. L'Ungheria era quella che... Ragazzi, avete finito di elencare piste che tanto non conosco? Vabbè, Monza la conosci, Mike. Ci hai girato su Assetto Corsa, non dire bagianà. Va bene, la conosco. Cioè, eri anche bravo, eri più veloce di noi a Monza, quindi non fare in questo modello. Momento l'asfalto è bagnato. Cerca di prendere anche devi andare sempre dritto, devi andare sempre dritto, devi fare una mezza S e poi sempre dritto. C'ho le gomme da fuoristrada che monto sulla macchina io. Guardiamo queste qualifiche. Ciao conglomerato, buonanotte, madonna santa. Ma che è la prima fila? Uscire con le intermedie con quest'acqua. A me non già non piace la pista stretta, a me le cose troppo strette... Sì, vero, ecco qual era la merda stretta di pista. Se non sono certe cose non mi piacciono. Controllati mai. Sta vibrando tutto, Francesco, per quello che mi vengono idee strane. Ah, ho capito, ma dove? Il volante, dici? Sì, ma aspetta che faccio vedere a tutti come mi vibra in mezzo alle mani. Tac. Mike ce l'ha vibrando. Guarda questa curva. Oh, oh. Piano bella, piano. Sarebbe da provare, però un peccato che non vedo cose da provare. Peps, adesso hai la come macchina. Come te ne con chiodi? Hai la macchina di servizio adesso? Sì. Ah, ok. È per quello che è rosa. Sì, ma ragazzi, ma questa è una pista, cioè è una pista da gara, ok? Che è larga quanto Monaco. Sì, è vero, è strettissima. Questa è la cosa brutta di Hockenheim. È molto bella. Beh, sì. Si è rimotivato, dai, almeno questa è una cosa. Se te la fai trovando tipo a casa mia. Se te la fai a passo di Lumaca è bellissimo. No, la conosco io sta pista, adesso non... Chi è? Ma piovere davvero. Grazie Andrea! Le gomme... Ragazzi, ma sei sicuro che sia da intermedia qua? Ma infatti sembra quasi da gomme blu. Infatti, secondo me fra un po' sono da cambiare. Quindi conviene farlo veloce un tempo, perché le gomme blu sono stralente. Sì, esatto, bravo. Che ha messo neutro, giriamo. Io sto riuscendo a girare bene con le intermedie e vuol dire che questa pista mi è proprio... C'è il pezzo vicino alle tribune, quello prima, minchia, che è proprio a senso unico la strada, cioè le due macchine non ci stanno. Io non ci sto neanche da solo, ragazzi.
No, è brutta sta pista. Ma secondo voi ci sto in larghezza con Nu qua dentro? No. Marco che inizia a farci le chiappette. Beh, è inevitabile se giochiamo con altre persone, cioè, capito? E fu così che Mike disinstallò F1 e disse che non funzionava più. E disse che preferisce i cavalli al carburante. Belosov, madonna il Belosov, guardalo qua. No, sei un testa di Belosov. Sei un testa di Belosov. La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché sei uscito. Non peggioriamo la situazione. Cosa? Quindi? Ha fatto arrabbiare Pino, che ieri l'avete tamponato. Che è successo? No, via. Si è incazzato ancora la stia. Stia a cavo, non se ne vada, non se ne vada. Mi hanno buttato fuori. Io vorrei vedere se è vero. Chi è che ha sbattuto? Io. Ah. Si è girata la macchina. Chi è che ha sbattuto? Grr. Sarà sereno presto. Sì, ci credo. Box in questo giro, giramelo tutto. Grande Grr, l'ho visto sorpassare. Dopo il mio sovrasterzo incredibile. Perché Grr? Perché abbiamo Marco e quindi si crea confusione, capito? È giusto, è vero, quindi è grrr. Se no è Marchisio, quindi preferisco grrr. Grrr. C'è un arsettino grrr che ci passa. Grrr, perché non gira la macchina? Ma dov'è lo stop, zia? Box in questo giro. Non so dove sia il box, abbiamo bisogno su, di... Su, dai. Siamo tutti lì, decimi, undicesimi, tutti lì. Magari sull'asciutto sta pista è carina anche, forse. Problema sì, che non so dove sono passare. È bellissima, a me piace, già adesso mi piace. Allora ringrazio di cuore. Guarda che bello, oh madonna. Floculante e anche Dune. E non riesco a scorrere più la chat, quindi ringrazio dopo chi mi ha fatto. Stimiamo anche che questa pioggia cesserà tra circa 10 donation. Minuti, quindi mantieni la concentrazione. 10 minuti passa la pioggia, ragazzi, così mi ha detto. Il problema è che non passano mai 10 minuti. No, infatti ci sono 11 minuti rimanenti, quindi... Vedi, la chat è già grr uno di noi. Ormai Mike non ti amano più, ma manco a pensare. Ma neanche prima, cioè, non è che Sectorina mi potenziava dicendomi: Mike, non devi schiantare questa curva, schiantate quella dopo. E poi per qualche motivo esplode sempre. Aspetta che qua mi dà le penalità. Cacchio, grrr, gira in 1.22. Qua siamo tutti lì a 27 e 1.28. No, abbiamo preso un professionista lì. Ragazzi, cambiamo regole. Vogliamo solo quelli che hanno appena comprato Formula 1. Se no facciamo brutta figura. Solo quelli che non sanno guidare li vogliamo. Lo vedo che riscalda le gomme. Perché c'è da sta pubblicità della Fanatec? Ma ancora 10 minuti di pioggia, poi dovrebbe asciugarsi. Violanti professionali. Ma tu pensi che fanno cagare? I Fanatec no. Che fanno? Ah, i Play Seats. I Play Seats come postazione per da sedersi. Costa troppo rispetto alla concorrenza. Sono delle ottime postazioni che costano molto molto meno. Comunque anche il volante Fanatec non è che costi proprio pochissimo, Il volante Fanatec è tra i migliori che tu possa comprare. Sì, ovvio, però come prodotto commerciale. Poi ci sono dei prodotti ancora più di nicchia. Tra quelli commerciali è il migliore. Sì, Fanatec, Blastmaster e poi Logitech. Ah, grazie. Quindi è colpa del volante se faccio schifo. No.
magari grrr, sta facendo col joystick. Esatto, di sicuro. Beh, se vedi come taglio io le curve, sto facendo anche le 3 decimi meglio di quanto ho fatto prima tagliando le curve. Io lo sto sniperando, ma non sembra che sia di joystick. È di volante, non blocca mai. Allora, magari c'è un Fanatec. Quindi 1,22 grrr. 1,28 peps. Infatti abbiamo bisogno di sapere che volante usa. Io e peps abbiamo solo 3 decimi di differenza. Pratica grrr farà la gara per i fatti suoi. Ma adesso Mike lo tampona verso fine. E lui si disiscrive dal canale. E si disiscrive. Oh, è andato pesante. Comunque 1,22,3. Niente, gira così. Non ci stiamo a fare niente. Ma si sta asciugando la pista, non ho capito. Sì, le blu le danno cose qui e mezzo. Là, dico. Dai, Gru, vieni davanti. Non voglio starti davanti io. Devo andare a scuoiare capre, non guidare qua. Ma com'è che Mike è quinto, ragazzi? Oh. No, perché si sta asciugando la pista davvero. Ah, è per quello che sono quinto. Sì, sì. Non c'è io più sono James Button, ragazzi. James Button mi chiamavano da piccolo. Non so. Ma Bottas? Visto. Non ce n'è più. Non so. Si vede che ha preso le Bottas. Ah, ho mandato a monte tutta la mia gara in quella curva. Ah. No, vabbè, ma sei ancora... Ragazzi, vi ricordo che io gioco a gestionali, ok? Io faccio gestionali. Devi gestire le gomme qua, Mike, le gomme. Non passo giornate intere a guidare, quindi... Perché faccio il settore secondo migliore di tutti? Perché hai gestito bene le gomme. Ma è assurda questa parte, cazzo, cioè veramente è la parte quella più stretta. Sì, più che altro l'uscita. Mike si mette in seconda posizione. A quanti secondi da grrr? Dai, lui è 1,26,6. 1,26,7 più che 1,26,7. Suonava meglio 6 però. No, ma sei 6,92 e sei più verso il 7. Sembra che state dicendo dei prezzi. C'è il prezzo della capra tibetana che ho scogliato ieri. L'antilo capra. Oggi ho ammazzato un orso. Sì? Sì, è meglio che non ci siano animalisti quando facciamo la live di Red Dead Redemption. Quanto ti danno dell'orso? Ah, ma faceva cagare di suo, c'era una stella. Ah, ok. Poverino, okay. Aveva dormito male, aveva mangiato male. So, bevuto troppo, sai com'è. E sono terzo. Sì, ma c'è il pubblico che è pazzo per grr. Ma io mi dimentico una curva, quindi... Io sì, alla fine. No, io all'inizio, per dire. Io non ho mai tempo per fare cazzo di strategia, mannaggia la strategia. Ma poi sarà sull'asciutto. Ho capito, ma la strategia è sempre strategia, cioè. Allora. Devi fare come dice Peps, devi gestire bene le gomme. Una volta fai una gara con il braccio fuori dal finestrino? Sì. Ha un T300 Thrustmaster, Marchisio. Cioè, fa il giro a 1,22 e ha anche tempo di scrivere in chat. Sì, è. Con una mano guida e con l'altra scrive.
Non fare una strategia, è già una strategia. Grazie. Tempo rimanente 4 minuti. Si asciugherà presto, fai attenzione a non bruciare le gomme. È in cool però, cioè, se la pista si asciuga presto, perché mi dai ancora le intermedie? No, ma stanno uscendo tutti adesso, ma andate tutti a, a quel paese. Sì, 10 su 20. Il nostro minchia, uscire da questa curva è troppo brutta. Box in questo 6. Giro. Madonna, 18 e 3 nel primo, 37 invece di 39, 26 invece di 27. Però è la parte dove perdo di più il secondo settore. Ah, lì ho fatto il viola forse nel secondo settore. Foxia! Rosa! Bravo! Facciamo le spie! Va bene, ah, Copernico! Chi è che mi ha preso? Ah, ma sta finendo proprio. Andrea, sta finendo proprio la gara! Idropanico ha detto che ci guarda lo start e dopo ci saluta. Speriamo che ci sarà panico questo start. Direi che con queste condizioni con le gomme intermedie vai sul sicuro. Sì, presto. Presto il cavolo. Seconda posizione, okay, supera anche Mike, incredibilissimo. Anche col traffico ce la fa. Pronto per darla. Hai 2 minuti. E io ormai ero rovinato il giro qua, non sbittare lì altri. Ma dove è Mike che lo... sta uscendo adesso dai box. Non metto a posto io adesso Mike. Chissà cosa vuol dire 1.21 e 7.98, vabbè. Io non so che tempi ho. Cioè non so neanche dove lo vedo. Ma chi è? Ma la trava qui. Messo totalmente di quel carico che non riesco ad andare ai giri alti con la settima. Sì, ma non serve in realtà, dai. E cosa fai se non piove? Ah, tra l'altro. L'anteriore la puoi modificare sempre, Francia. Solo l'anteriore. Quella dietro è importante. Quella dietro l'ho lasciata normale. Ho solo aumentato questo giro l'anteriore. Andiamo! Dall'anteriore considera che la puoi modificare anche in gara al pit stop. Ma fa anche tanto là la posteriore. Sì, ovvio. Però l'anteriore ti dà precisione in ingresso. Sì, anche in frenata ti dà tanta più potenza. Ok, 10 secondi. Io ormai. Spero ci sia l'asciutto perché è sbagliato proprio. Non lo sopporto. Madonna santa. Non ce la si fa. Aspettate. Scoda come un pesce appena pescato sul Red Dead Online. No. Perfettos.
secondo. E c'è Peps? Decimo. 1.27.6. Non c'è feeling su questa pista. No, io sì, no, abbastanza. Farsi guadagno qualche posizione con questa chiusura di giro. E conto che su Hockenheim e su Ungheria. Oh, secondo! Peppe, sì. Madonna santa. Oh, dai, sta la grande gara allora. Ah, allora, chi devo buttare fuori per primo? Ti so che il problema è che Master, lui sta su un altro pianeta. Tutto PC, tutto PC. Ma sì, fammi correre. Fammi con correre Marco al bagno. Non gareggiamo con grrr. E io te lo dico già adesso, grr, io non mi sposto. Questa, ecco, grr, stai attento a Mike che nelle frenate è un po' ballerino. Io, se vuoi doppiarmi, sono cavoli tuoi. Io ormai è una gara tra me e Peps questa. Grr è l'acronimo. Grr, brancamenta. Grr è l'acronimo. L'acronimo di che? Gran no. Di un gran campionato racer italiano. Grande Ringo Rodato. Eccolo là. Oppure era gringo russo. Ecco cos'è, ancora un gringo. Io sono pronto. E io? Guarda Peps che... Ah, Peps sei all'interno destra. Sono andato in bagno. Eccomi. No, no, sei andato ai box. Di' la verità, sei andato a controllarla. Ai box, ai bagni del box. Esatto. Aspetta che Gre deve ancora collegarsi. Devo ancora fare aspetto lì in Italia. Dai, che lo mandiamo fuori la prima curva. Sì, Attento che non è ancora pronto. Ah, sì, è pronto, Peps. Ho fatto in tempo giusto a ridurre l'ala. La Ursa spinge Francè. Sì, ma... Oh! Francè spinge Roth. Ma io non vedo dietro. Ah, ma tu quando te lo dicevo mi dicevi che ci stanno le frecce, maledizione. Madonna. Sì, ma c'è già le frecce, ma non pensavo fosse dalla mia parte. Ma chi è che è la cosa? Guarda che bastardo, Rod. Uvoli, pensi che volano? Sono terribili! Francè, si è messo male? Perché? Perché sei circondato? Lo so. Vai, Ala, non fare così, cazzo! Ala! Ala, avvio! Non mi ricordo manco la pista! E questa è la mia fortuna, che almeno mi ricordo la pista. Ma che adesso bisogna farlo veloce. Mi piace Gran Marco, cazzo, è competitivo là davanti. Cazzo, vabbè. Ma perché non divento fantasma quando fanno gli stronzi sti qua? Cioè, scusami, Con Gran Marco si può fare strategia, si può pensare agli undercut. Mi piace questa roba. Sì, è quel qua gli undercut. Ma è che lo sbagliare sono gli errori di te, sì, sono senza ala. Guarda, sul passo a destra e a sinistra, che è sta roba? Finalmente mi avete messo un legno rivale in questa gran premio. Ma stai zitto, pagliaccio. Come se la tira, oh, come se la tira. E lasciami. Che quanto cazzo è veloce però. Piano, Wayne! Tra un po' arrivo io, Peps, per te. Infatti vieni perché lui sta prendendo il largo.
quanto è stronzo questo. No! Dai, degno avversario. No! Non ti ho preso. Che se non ti... Virtual safety car. Virtual safety car. Riduci subito la velocità. Devi mantenere positivo il delta. Cioè non si può superare. Ma che è successo a Marco lì? No, in realtà ero io che mi sono girato. Ah, ma Marco non era, non è più primo. Non lo so. No, grrr. Marco grrr. No, ma grrr. Tu dove sei, Maverick? Io sono dietro Mike. Che posizione è? 19esimo mi sa. Ah, ok. E dov'è Alberto? Guarda gli spalti? Yes. La virtual safety car sta per finire. Sta guardando. Fino alla bandiera verde. No, tienilo nei box la safety car. Attendi la bandiera verde. No. Box in questo giro. Box in questo giro. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Che succede? Sta cazzo di macchina. Madonna santa, quando sei nell'ala dell'avversario non tiene più. Ma che cazzo? Sì, quella è la bad air, come cacchio si chiama? Ho capito, ma se te la facesse sentire sta cazzo di bad air, sto cazzo di volante, ma porco Giuda, oh. Te lo facesse Mike, sentire. Vieni a fare la gara con me, se stai entrando nei box. Sì, perché sai come devo cambiare... E volano le bestemmie. Io sto uscendo, tu stai entrando. Sai come devo cambiare l'ala davanti, tanto per fare un po' di qualcosa di diverso da una gara all'altra. Succede quando uno è potente. 18 e 19, sì, bene, fa piacere. Quanto sei? E mi hanno messo le hard, madonna. Io 18. Adesso devi finire la corsa con questa. Sono uscito appena dai box. Invece grr. Non lo so. Chiedi ad Alex, posizione posizione, lui dice, oh, orsetto! Il carburante al target più. Ma Matteo lo dice davvero la posizione dei piloti, se gli dici. Ah, non riconosce il. Riconosce il grr e fa le avance. Mi fa le avance sto ya qua che non si toglie dal cazzo. Come sentite la gente qua diventa allegra e come dire. Pulita quando si fa le gare. Infatti per quello che poi guardi i filmati di Formula 1 vedi tutte quelle stelline. Veramente. Grr, si è ritirato dalla gara. Oh, oh. Il nostro nemico pubblico numero 1 è fuori. Ha usato troppo. Come mai, grr? Dacci un segno se ancora stai bene, come dice il... Laybox, stai bene? Era la nostra stella più luminosa. E nel frattempo scrive, ma io sto correndo. Sì, perché... Ah, ma allora l'ha disconnesso. No, vi ho trollato io, diverso. Bastardo. Ah. Che posizione sei, grr? Io sono grr, diceva un film della Marvel. Ma è la gruzza, esatto. Per la verità, però. Io sono grr. Sì, ma ha poco da scrivere, cioè uno è poco da scrivere. Esatto. Adesso tu dimmi perché sti idioti mi hanno messo le hards come gomme. Perché non le hai impostate tu. Tu c'hai la finestrella, dici. Sì, ho capito, ma... Ho capito, ma cioè mi aspetterei che l'intelligenza artificiale capisse che. Il distacco dalla vettura che ti precede è. Che non mi sto facendo 80 giri, vaffanculo, dai, vai.
acceleriamo. Beh, un altro in realtà era corretta la gomma bianca, visto che hai fatto un stop precoce. Ho capito, ma mi facevo 12 giri con la gomma. Stai bene? Chi è bandiera gialla? Spegni il motore. Sono io che ho voluto assistere alla gara di Marchi di Gr. Sì, ormai Umi continua a ricevere commenti, cioè potenza questa. Adesso non è potenza. Te l'ho detto, io partivo secondo, poi sfiga. Allora, vediamo un po' come siamo messi qua. Non sei partito secondo, sei partito terzo. Ci dobbiamo divertire. Scusami, terzo, sì. Entri nell'area di quello là, il volante non ti fa sapere nulla, no? Perché, giustamente. Vabbè, non è che ti può far sapere anche l'aria adesso, non c'è. Ma intanto stai superando tutti che sono i box. Sei quinto adesso, non lamentarti. Sì, però se io gioco col controller. Oh, zitto adesso. Mantieni la concentrazione, Francesco, mantieni la concentrazione, tranquillo. Ma io sono concentratissimo. Io sono quello ai box, ti sto facendo le box, stai zitto. Guida. Ma se io parlo sono più concentrato perché vado. Parla, Francesco, racconta cosa hai mangiato a pranzo, dimmi. Non mi ricordo più, il galletto con le patatine. Il galletto quello che hai cacciato su in mezzo alle montagne? No, è un posto dove non ti ho portato ancora mai. Prima che ci attaccassero i lupi, dici? Esatto. Interessante. Vedrai, ti porterò un giorno. Beh, ma anche questa settimana se io avessi un giorno libero. Guarda come guido bene a parlare, vai. Sì. Per parlare. Vediamo la curva A. Tieni la mano. Vediamo la curva a U di Peps. A U. Ah, ma tu ti sei ritirato, Mike? Sì, mi sono volutamente schiantato contro un muletto di quelli gialli. Volevo vedere se era resistente. Dopo la Germania, cos'è che c'è? Non mi ricordo. Credo Ungheria. Sì, Ungheria. Ungheria è abbastanza tecnica, ma è carina. Non c'è? Si riesce a non schiantarsi. Sei secondo? Hai superato tutti? Perfetto. Io dovrei andare ai box, ma non so quando. Non ti preoccupare, i box ci penso io adesso, li preparo, ti tiro fuori le gomme. Dai. Ancora non hai fatto beat, Francia? No. Non lo so, non me lo dice. Questa va bene come gomma? Chissà cosa ci trovo qua dentro. Con te credi. Ma chi è che c'ho? Chi c'ho dietro, Mike? Hai Lucas il Rot in Cool, che si trova a 0.07 da te. È perché lui c'ha il DRS 0.91, lo stai lasciando indietro. Infatti, io il DRS non l'ho. Ma è perché devi avere qualcuno davanti, Maverick, per avere il DRS. Ah, ok. Non a 37 qualcuno... secondi. Ah, ok. Tipo nel giro di 10 secondi. Ma anche prima, quando ero settimo. Ma non era abilitato, mi sa, allora. Sì, parte dal terzo giro. Ah, ok. Sai, dopo che ci siamo schiantati è partito il DRS. Perché voleva che Grr andasse ancora più veloce. Mo l'ho passato, infatti. Guardiamo la gara in solitaria, è quasi noiosa, cioè. Fa qualcosa di interessante, Grr, fai una sgommata tipo Hamilton. Tira fuori il cellulare finché stai guidando. Eccole qua, pure le sgommate. Mike, sono in lotta con due chiavi, di come mi schianto. Ok, subito. Io sono in lotta con questo qua. Lucas, il rotting cool. Tranquillo Francesco, tranquillo, lo prenderai alla prossima curva. Sì, adesso lo... Tranquillo, non metterti dietro che frena come un imbecille. Adesso ti si mette dentro con le ruote e ti ciupa. Lo stai buttando fuori? No, non mi sono voluto spostare, le mie è venuto addosso. L'hai lasciato un po' indietro, va bene così. Ha fatto una traiettoria perfetta costui. Peps viene buttato fuori, allargato. No, sono andato lungo. Da Nives. Sono andato lungo da solo, non mi ha toccato nessuno. Sì, ho visto. Attenzione, scena importante. Importante. È importante. Madonna. Prende la scia. Non sa che lì in fondo c'è una curva pericolosa. Eccola qua.
contattino. Piano. Ma blocca la ruota. Blocca la ruota, riparte il culo. Nel frattempo, Lucas Rossi avvicina a Franceschello. Violenza a 0-3. Sì, ma c'è sempre stro di RS e coso lui. Quello. L'ha appena attivato. Ho sentito il beep. Esatto. Però non so, cioè, DRS o non DRS te lo lasci indietro. Che cacchio. È meglio andrò in box adesso. Da qua non mi fa vedere dettaglio. Cambio posizione, soste. Lucas Drott ha già fatto una sosta, Francè. Quindi sei un po' inguaiato, perché tipo tutti hanno fatto già una sosta. Sei parecchio inguaiato. Non so neanche dove sono i box. Parla col tizio, fatelo dire, no? Che discorsi sono? Dove sono i box? Sono prima dell'ultima curva. Grazie. Occhio, 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 occhio. Ma chi è? Nessuno, ti sei girato da solo. Ma porco Giuda. Vai avanti, vai avanti, accelera, accelera. Lì sotto di HL, basta, stop, stop, stop. Bravo, vai. Così, 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 così ci piace, così, vero? Ci piace. Porco Giuda. Vogliamo un IP pura per Franceschello. Quante posizioni perderà? Esto Sari a 11 secondi. Esto Sari è appena passato. Oh, attenzione! Sono dietro Fat Killer. Esatto, Franceschello e Pep sono lì vicino. Guarda lì i pipura come volano. Incredibile. Devo tenere ancora la gomma della fortuna qua. C'hai un qualcuno all'interno, Flavio Nieves. Nieves, Nieves continua a darti botte. Stai largo, bravo. Francetti, sta entrando. Figaro, dallo lì quanto va. E tac, eccolo là che ti si aggancia. Non riesco più a girare. Perché ti si è incastrato nel pistolone. Leva su, ha superato adesso. Ne hai due dietro, non c'è che sei così lento. No, adesso vado a prendere Pep. Pep ha perso 8 posizioni. Niente, vorrei fare anche una telecronaca su Grr, ma non c'è niente da dire, cioè. No, è come i Gran Premi, quando Hamilton sta davanti a 30 secondi nessuno se lo caga. Giusto all'ultimo giro e sta per vincere, basta. Ciao Umi, alla prossima! Ciao carissima! Ci vediamo martedì sera se ci sei, Red Dead Online, con questo branco di maniaci. Vedrai cosa verrà fuori. Pur maniaci, shh, non dirglielo, loro non lo sanno. Vogliamo vedere il distacco che si riduce. Dai Franceschello, sono 2 secondi adesso tra Peps e te. Adesso lo riduco subito. Peps sta riducendo con la Maria. Lui vuole andare dietro la Maria. Devo fare lift and coast. Sono senza benzo. Lift and coast. Osti. Maranna. Dai, un po' di distacco da quello dietro. Dov'è Peps? Eccolo qua. Peps si mette al sorpasso all'interno, in una curva molto pericolosa. Va sull'erba pur di non farti schiantare da Maria. Peps, ma che cazzo hai fatto ai pit? Scusami. Cosa hai fatto ai pit? Hai una gomma che è usata da 8 giri. Che significa non usata? L'ho fatta subito il pit. E allora perché eri ai pit poco fa? Non ero ai pit poco fa. E come hai fatto a inciucciarti con Franceschello? Scusami. Ciao, ciao, ciao Umi. Io ai pit l'ho fatto tipo al terzo giro perché mi sono girato. No, boh, allora non ero io l'unico pagliaccio, solo io dopo. Mi ha messo le arpe, i pagliacci, quindi. Guarda, sto. Mi sto avvicinando a Pers, mi ha dato il DRS. Tentativo all'interno.
Eccolo là, Franceschello si inserisce nel buco creato da Peps. Incredibile. Questa scena è violenta. Peps rallenta, ma è lì che vuole passare all'esterno. Non ce la fa ancora. Ed eccolo che passa di violenza, ma ancora viene sorpassato. Incredibile. In tutta questa storia c'è Franceschello pronto per inserirsi. Ed entra di violenza. E ha perso il controllo. Entrambi fuori pista. Pepsi è ritirato dalla sessione. E anche Franceschello non riesce a controllare la macchina. Incredibile, vedete, vedi, Peps, riesco a fare la regia se faccio così. Ci siamo incrociati, minchia, l'ho rivisto dalla tua live, che figata. È stata una bella battaglia con gli altri. Sì, è stato... Sì, eccolo, eccolo, un'altra... Non gli va più la macchina adesso, però. Non so che cazzo c'ha. C'è anche Pino là nell'ambulanza, l'ho visto. Pino, aiutami. Madonna che slittata che gli hai dato. Niente, adesso grazie a Grrr stiamo ancora. Si è schiantato, si vuole schiantarsi Grrr. No, quanto è sportivo. Si sono aperti a ventaglio. Eccolo, sei pronto. Questa è da guardare sul replay, mai. Questa la salvo. Non so se voleva schiantarsi, forse ha fatto realmente un errore perché lo vede entrare in box. No, non voleva schiantarsi. È entrato ai box con i suoi uomini di corsa all'ultimo secondo. Bene, c'è ancora qualcuno da guardare? Però dai, come prima stagione ci sta tutto questo critera. Tutti sti errori. Mi è piaciuta questa lotta col gruppetto fra. Hai visto? Ma lì sono... Perché sì, quello lì ti è inchiodato davanti, no? Mi è inchiodato, cioè... mi è partito un pezzetto di ala, poi ti ho avuto il contatto e niente, siamo andati. Vabbè, ma adesso tutti sono bravi a tirare fuori le scuse, scusatemi, eh. No, no, che scuse, è colpa... No, no. Io ho fatto una stronzata che l'ho inculato. Anche a Pino gli sono partite le ali, sono partite... Anzi, è la seconda. Incredibile! La prima... Incredibile, signori! Grr, si fa superare dal signor Rotting Cool, che è il leader del mondiale. Esatto, è a 5 secondi, 4 secondi e 6. Attenzione, siamo a 2 giri dalla fine. Incredibile, siamo tutti con l'aria sospesa nei polmoni. Non so cosa vuol dire, ma va bene lo stesso. Perché fa scrivermelo da ancora al 14esimo? Ah, perché sta ancora girando. Certo, io non sono uscito. Mentre Marco, l'unico Marco, è ancora lì che combatte duramente. Lui, Marco, ha la McLaren più o meno. Perché? È nera? No, perché è sempre sedicesimo. No, ma la McLaren quest'anno va bene. No, ma fatti emozionare, guarda. Eccolo, si avvicina di violenza al culo di Roth. Lo supera e glielo mette dentro in curva. Incredibile. Telecronaca di questa qualità non trovate nessuna parte, neanche dallo gnu, né dalla zebra, né dalla giraffa. È incredibile. Spettacolare. Vai. E io ti suggerirei di spostare forse dal leone breve su Franceschiello se riesci. No, sono appena uscito. Niente. E ormai sono 14esimo, se non provo a far cagate qua, tanto non vado a punti. Quindi sono ancora io più alto di te, Francia, mi fa piacere. Sì, ma che cazzo però. Cioè, per cui è successo ancora nell'entrare nell'aria del tipo che ti sta arrivando uno da... dietro, Francè, uno da dietro. Vabbè, ma ormai che cazzo me la frega qui. È svanito, è invisibile, va bene. Affanculo. E anche Maverick Wayne rinuncia, getta la spugna. Perché getta la spugna? Non lo so, è un affanculo, che ne so. C'ho una specie di AI qua, è trasparente, ma tu mette paura. Queste AI Ghost sono un casino. Veramente. Perché non sai se è reale o no. Allora nel dubbio andiamo fuori pista. Bravo. È un po' come Matrix, non sai se è reale o no. Ma andiamo a vedere subito il finale di Grr, che ha la sua prima gara in questo campionato. Mostra. Li domina tutti. Mostra i muscoli. Secondo me è merito della sua macchina nera. Cioè, infatti, avrà un settaggio super su questa pista. Esatto. Io mi scarico gli assetti copiandoli dagli altri che hanno fatto i record, li fai te.
Mi riscarico un quarto d'ora prima della gara, capito? Mai provati prima. Esatto, stessa cosa. Poi dopo aver fatto qualche giro dici cacchio, bisogna un po' di ala anteriore e basta. Io modifico solo le ali anteriore e posteriori, nient'altro. E i freni. Poi vedo che blocco troppo, diminuisco la pressione nei freni. Ammonimenti multipli per Maverick Wayne, incredibile. Derappata, guarda che c'è qua, facciamo pure il drift con Marco, non so io. Con l'altro Marco, cioè con Grr. Grr. Eccolo Grr. Che... Eccolo, vuole schiantarsi all'ultima curva e lo fa. Bam. Ma non perde più le ruote, è incredibile. Basta telecamere sfigate. Che è? Non perdete niente, è un'auto d'acciaio. Esatto, la macchina di acciaio. Eccolo che lo incula Lucas Roth dalla gelosia. L'acciaio di Damasco. Ecco un'altra bottarella. Dai, dagliela Roth, dagliela. Adesso mai più. Tanto adesso si spruzzeranno, quindi stanno facendo un approccio. Eccolo l'approccio, sì. L'approccio, sono pronto a spruzzare. Questo è il lato e poi dopo c'è la fine con lo spruzzo. Eccolo, bam. Ma scusate, ma c'è Perez dietro. Eccolo. Che Perez? C'è Ford, Alan Ford. Ma siamo a Perez. Eccolo, eccolo, bam. C'è il chiappetto a dovere. Anche Perez arriva al trio. Sto arrivando, mai. Guardali. Come si chiappettano. Tom. Questi stronzi non perdono ali, solo Mike le perde le ali. Sì, e lui festeggia, eccolo. Bam, dai un'altra bottarella. Ma neanche l'intelligenza di Farming Simulator è così. Infatti, cioè, poi non è che sta guidando, stanno guidando tutte e tre da sole le auto. Bellezza c'è scritto sulla sua macchina. E questo sembra Peps. Mentre c'è Hamilton finto sempre lì a destra. Hamilton finto. Questi due ormai sono costanti, secondo e terzo. Eccoli lì che si spruzzano. Ah, ma è Forrest e Hamilton. Molto bene. Oh, livello 15 anche io. Complimenti. Grazie. Complimenti. No, fa complimenti, grazie. Dicevo grazie. Per la vittoria. Marco. Sì, giro migliore 1.13. Lui 1.13, voi che avete combinato? 1.18 io. Come me più o meno. 17, quindi tra noi poveri io ho girato meglio, ma meno male. Tra noi poveri. Come cavolo ha fatto a fare tipo 5 secondi in meno? C'ha un bel assetto, di la verità. Esatto. Il suo beh, assetto. Secondo me due secondi di assetto e 2 secondi di manico ci dà. Ungheria. Di manico? Cosa intendi per manico? Dove lo metti il manico? Manico si intende bravura al volante. Ah, perché stava per essere il manico della scopa e tac. Vedi come vai veloce dopo. Vediamo indice di presenza che ha. Assetto standard, solo ali modificate. Ok, ti sta prendendo in giro, cioè nel senso è solo bravura, mettiamola così. Guarda, l'indice di presenza è tutte le gare dove hai preso parte. Noi S tipo superior, B invece grr, perché ho preso parte una gara soltanto. Va bene, applica penalità in griglia. E alla prossima gara già ti supererà Mike in classifica. Allora ragazzi, dobbiamo fare una scelta. O applica penalità in griglia o vota per espellere, cioè dopo la prima gara. Applica penalità in griglia, possiamo andargliela. sì, ecco. Applica penalità in griglia. Se ci dà 5 secondi a giro, e mica ci raggiunge subito. Applica penalità in griglia. È giusto per darci un handicap a noi, capito? Penalità. Quante posizioni gli diamo? Dai, è 23. Ventesimo, dai, tanto arriva prima lo stesso. Dai, gli diamo 10 posizioni. Certo. La penalità impossibile applicare penalità in grembo stesso applicate mentre un evento di lega è in corso. Ah, ok, c'è ancora l'evento. Sì, ma fine evento stavo scherzando, pagliaccio, sta fermo. No, io ti ando davvero. Vabbè. È tipo l'handicap del golf, no? Noi siamo handicap 10, lui sarà handicap meno perché è bravo. Va bene, direi che con questa perla di saggezza possiamo concludere la live. Sì. Così Franceschino può andare finalmente a dormire dopo che si è schiantato per la quarta volta in questa serata. Esatto, io l'ho detto di non farla la gara, invece avete voluto fare. Scusa, vuoi dirmi che non ti sei divertito particolarmente a fare le qualifiche? Sì, certo. Con quel bagnato? Ma sono arrivato terzo, poi per finire ancora quindicesimo. Guarda, ho fatto il secondo settore quasi meglio di tutti, quasi. Ungheria, Belgio, Italia e se riusciamo Singapore. Ma ci vuole... Va bene. Forse non riusciamo perché Belgio è lunga.
Ma sto qua gioca al Grid. Ma che stiamo a fare qua? Grid Rivals Racing. Sì, sarà un gruppone. Va bene, noi siamo un gruppetto perché siamo più piccolini e siamo belli. E allora, visto che siamo belli e siamo fotomodelli, io direi di iniziare con i saluti. Come al solito, per favore, Francè saluta Peps, Peps saluta Francè. Ciao Peps. Ciao Francè. E adesso abbiamo anche Marco che saluta Pino, perché ovviamente... Ciao Pino. Ciao Marco. E con questo io saluto voi e vi auguro una buona settimana, visto che è domenica, porcaccia. Salutiamo Mike noi. Ciao Mike. Ciao Mike. Ciao bellissimi. Ciao ragazzi, grazie per la compagnia e ci vediamo martedì su Red Dead con questo branco di scimuniti. Non voglio sapere cosa succede, ma ho già qualche idea. Cioè, già mi immagino l'ingresso in scena di Franceschiello a cavallo. È tipico, ma non voglio spoilerare niente. Io ti piazzo le tartarughe coccodrillo davanti al campo. Tartarughe ninja. Morte. Sì, mettimene un... Tipo, facciamo il campo voodoo. La gente non entrerà lì dentro. Ti porto le rane da leccare per la droga. Ciao Marchisio. Ciao. Grrr, ciao. Buona grrra. Grrra. Sembrate la VIP, ragazzi. Sembrate la VIP. Metti il comando a il punto esclamativo. Buonanotte, ciao. Ciao.